In collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta, ci rivediamo dopo una settimana insomma calda, avete seguito in tanti la maratona e vi ringraziamo per quanto riguarda il giorno del voto, dei risultati, il 13 preparatevi perché il 26 ovviamente saremo di nuovo in onda per seguire il ballottaggio. Saluto e ringrazio, di questo parliamo stasera, è una serata ricca, tra poco vi dico tutto, ma vi presento velocemente gli ospiti perché abbiamo il governatore Federica al telefono. Buonasera all'onorevole Sabrina De Carlo del Movimento 5 Stelle. Buonasera a Gianni Torrenti del Partito Democratico, tra poco con noi anche Mauro Bordin della Lega e l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, coordinatore regionale appunto dei Meloniani. Saluto e ringrazio Massimiliano Fedriga, presidente, so che ha un volo tra pochissimo perché torna da Roma, grazie per essere con noi. Grazie a voi, spero mi sentiate bene. Sì, sento bassissimo, non so se possiamo riuscire ad alzare. Lei ha detto che qui, dopo questa tornata elettorale, chiaramente si sono fatti i conti, le vittorie più eclatanti, Cervignano che forse non vi aspettavate, un po' la delusione di Duino, solo per citare Trieste, Codroipo che va al ballottaggio. Oh, si va al ballottaggio a Gorizia, Codroipo e Azzano Decimo, lo ricordo per chi ci segue da casa. Facciamo un po' i conti stasera tra chi ha vinto e quali sono i risultati. Lei ha detto qui il centrodestra è proprio forte, ha detto Presidente. Beh, devo dire che questa tornata elettorale ha avuto un risultato sopra le aspettative per la coalizione di centrodestra, con non soltanto risultati storici come quello che lei ha ricordato di Cervignano, ma pensiamo al successo importante di Monfalcone, dove seppur tutti sapevano che il sindaco Cisinte era molto apprezzato ed è molto apprezzato, non si pensava, non si pensavano dei numeri così importanti, così schiaccianti come il 72%. Ma poi penso per esempio a Tolmezzo, un altro comune molto importante della regione, diciamo il centro nevralgico della Carnia, che, dove ha vinto e anche devo dire di buoni numeri il centrodestra. E siamo a Casarsa, anche questa una città importante del Pordenonese riconquistata, quindi sicuramente mi sembra che le luci siano decisamente superiori alle ombre. Questo ci impegna ancora di più ovviamente a un'azione di governo che deve, è ancora maggiormente responsabilizzata dal voto dei cittadini. Se mi permette, però voglio aggiungere una cosa, questa analisi l'ho fatta contento dei risultati, ma sono elezioni amministrative. Oggi per me sarebbe molto comodo utilizzarle in modo speculativo per consenso politico, per consenso alle regioni. Invece voglio avere, ed è necessario avere rispetto dei comuni e dei cittadini che hanno votato dei sindaci, hanno votato dei consiglieri, hanno votato delle maggioranze per la loro comunità. E penso che sia sbagliato questo sport nazionale dove ogni elezione condiziona altri enti che non c'entrano nulla e c'è chi festeggia con la coppa in mano, che diventa veramente qualcosa di ridicolo. Ogni elezione, giustamente, il cittadino vota per quell'elezione, per quei candidati, altrimenti siamo in un sistema elettorale continuo. No, è vero Presidente, è, diciamo, è un'analisi corretta anche dal mio punto di vista, però diciamo, si riflette su nulla, quindi non sul governo di Roma, diciamo? No, penso per esempio che ci siano delle riflessioni sulle scelte che le forze politiche fanno per proporre i propri candidati o per comporre le loro liste. Cioè stare uniti o no, questo è il concetto. E sicuramente che stare uniti, ma non solo, penso che quando nella nostra regione mi sembra di vedere che in, almeno in gran parte della regione, quando il centrodestra propone dei candidati credibili e delle liste credibili, il centrodestra vince. Di solito invece quando ci sono litigi interni legati principalmente a situazioni territoriali e mancanza di unità, il centrodestra perde. Quindi ecco, questa è una riflessione che si può fare, ma dire che questo valga per ogni elezione che esiste sul globo della Terra e che abbia riflesso su questo mi sembra sbagliato, e ribadisco, lo voglio dire oggi perché centrodestra ne esce vincente da questa tornata elettorale, e lo dico proprio oggi perché penso di essere maggiormente credibile a dirlo quando vinci, non quando perdi, che magari c'è una giustificazione. Oggi che abbiamo vinto lo dico per chiarezza e correttezza.
Presidente, mi faccia capire, perché so che credo che sia già a bordo del volo, quindi tra un po'... No, sono sul pullman che porta l'aereo. Ah, quindi stanno ascoltando tutti quello che lei dice. Tutta l'auto, tutti speriamo che siano di meno di quelli che la seguono da casa in questo momento, perché sennò saremmo rovinati, diciamo. Se sono di più quelli... No, scherzo, a bordo del pullman. Senta, però due flash. Il primo è, quindi insegna però qualcosa, le valutazioni interne, come diceva lei, alle coalizioni, la presentazione di un candidato forte, lo stare uniti, e va bene. Insegna qualcosa più allora in futuro, in ottica voto dell'anno prossimo, no? Cioè lei ne trae una conclusione utile per l'anno prossimo? Beh, non c'è dubbio che quando i cittadini vedono litigi si allontanano, e tutte le forze politiche all'interno di questi litigi ci rimettono, esattamente come invece quando vedo una coalizione forza, coesa e coerente al suo interno, perché anche questo bisogna ricordare, i cittadini premiano. Parlo di coerenza perché una cosa è essere uniti con chi si riesce di fare sintesi per un'azione di governo, altra cosa è fare un approccio a tutti i costi, purtroppo di presentarsi, dopo la gente sono più sveglia e capisce che quello è un approccio, non è una coalizione. Ecco. Quindi per questo è trovare l'equilibrio necessario per presentarsi in modo coerente al cittadino, unito ma coerente al cittadino. Bene, quindi allora, tra l'altro anticipo, nell'ultima parte sarà nostra ospite Anna Maria Cisint, nuovo sindaco di Monfalcone, con insomma, un risultato record. Oh, lì la Lega è stata ben sopra Fratelli d'Italia, no? Perché poi era questo un po' anche il tormentone, cercavamo di capire un po' sul fronte nazionale, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, dove insomma le tensioni sono molto forti all'interno del Carroccio, l'avrà visto. Però qui mi pare almeno su 7 comuni su 12 siete avanti, in realtà il conteggio dei voti, la Lega 8.996, poi lo vedremo, Fratelli d'Italia 8.160, è innegabile che sono cresciuti e parecchio. Però c'era anche questa sfida, no Presidente, dai. No, guarda, almeno non ho mai appassionato questa sfida. Anzi, sono contento, tutti i partiti della mia coalizione crescono, e lo dico in modo assolutamente utilitaristico, perché se i partiti che mi appoggiano crescono in regione, devo dire che anche Forza Italia, non soltanto Fratelli d'Italia e Lega, ma anche Forza Italia, Progetto e Fuggio, hanno fatto buoni risultati. Sì. Io non posso che essere contento, perché vuol dire che sono tutti i partiti che mi appoggiano, sono partiti in salute. Detto questo, non mi ha mai appassionato la sfida se uno prende un voto in più o un voto in meno. L'importante, ribadisco, per me è avere dei candidati sindaci, e devo dire di più, e lo dico anche dopo aver fatto l'esperienza da segretario del mio partito a livello regionale, penso che anche questo sia importante da ragionare, non in mettere le bandierine quanti sindaci ha un partito e l'altro. Questo lo dico perché sicuramente è utile averne questa espressione, ma quando si propone un sindaco la prima cosa da valutare è se è apprezzato e se può essere utile alla comunità che sarà chiamata a rappresentare una volta eletto. Altrimenti si rischia semplicemente di fare una lotta di bandierine senza pensare all'obiettivo finale di un'elezione, che è quella di avere un sindaco, una maggioranza e una giunta a un comune e una comunità. Ecco, e penso questo sia un ragionamento utile da fare anche ai partiti, perché dopo la gente anche in questo caso se vede si va verso quelle candidature poco credibili di cui parlavo prima, e la gente poi si allontana dal voto. Quindi Presidente, sì. Prego, prego. No, siccome, guardi, ho le ultime due domande, ma tanto so che mi risponde veloce. La prima è questa: è chiaro che facciamo deve, un gran parlare. Deve domandarsi se le rispondo. Cosa? Deve domandarsi se le risponderò, no? Se le rispondo velocemente. No, perché no, perché. Mi fanno paura le domande. Quindi. No, no, nel senso che mi risponderà velocemente, perché insomma mi liquiderà secondo me su queste due. Però intendo dire, parliamo sempre della lista Federica, ovviamente in ottica 2023, quindi le regionali dell'anno prossimo. È ipotizzabile che all'interno di questa lista ci siano alcuni amministratori, e io gliela metto lì, Anna Maria Cisinte potrebbe farne parte? Guardi, il sindaco Cisinte è appena stata eletta a sindaco di Monfalcone. Detto questo, oggi, e le dico l'assoluta verità, non c'è ancora scritto mezzo nome sulla lista del presidente. Quei nomi francesicamente costruiremo la struttura della lista, successivamente andremo a comporre le liste in relazione a delle valutazioni che mi piacerebbe fare insieme alla coalizione, esattamente come la coalizione per le rispettive liste, mi auguro che ragioni con me, perché noi dobbiamo pensare a delle liste di tutta la coalizione che siano competitive dal punto di vista elettorale, è importante, ma soprattutto che siano delle liste fatte da persone che possano portare un valore aggiunto nella possibile futura amministrazione nel caso i cittadini decidessero di ridarmi la fiducia, perché so cosa vuol dire vincere le elezioni, ma so cosa vuol dire governare 5 anni.
Questa volta sono stato fortunato perché penso di aver avuto un buon consiglio e un'ottima giunta, però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Senta, adesso ha visto tutto quello che è successo un po' nelle ultime settimane, al di là del volo, dell'idea di andare a Mosca di Salvini, l'esito elettorale, insomma, molto commentato chiaramente in queste ore. Si vocifera di questi famosi congressi, lei conferma l'idea di tagliare fuori subito il suo nome, Massimiliano Fedriga, dall'eventuale leadership nella Lega? Lo confermo, ma io guardi, sto leggendo cose su di me in questi giorni di cui non sono conoscenza nemmeno io, quindi devo dire che c'è una fantasia nel racconti che stanno crescendo che mi sorprende. Dopodiché io continuo a dire che dobbiamo continuare a lavorare, presentare un progetto per il Paese. L'ho detto l'altra volta, anche all'interno del Centro Internazionale, io credo che dobbiamo aprire una riflessione su un progetto da offrire al Paese, non dei prossimi 5 anni, dei prossimi 10 anni, perché questo manca in modo strutturale all'Italia. Non abbiamo progettualità per costruire il futuro. Si pensa solo a come si vincono le elezioni, quale contenitore si può creare o disfare, quale Presidente del Consiglio bisogna candidare o chi ambisce a farlo. Io dico, dobbiamo pensare al progetto del Paese. Io non so se questo elettoralmente sia premiante, non lo credo, però penso che abbiamo la responsabilità di cominciare a fare un minimo di programmazione di lungo periodo, altrimenti rischiamo di riniziare sempre dall'inizio ad ogni governo che poi cambia, come vediamo in Italia, ogni anno e mezzo, non ogni 5 anni. Quindi un disastro rispetto ad altri paesi che invece fanno programmazione a lungo termine, hanno maggiore competitività, sono maggiore attrattivi per l'impresa, sono maggiore attrattivi per il lavoro. O cambiamo ottica in modo serio, tutta la politica presso è italiana, non voglio processare o assolvere nessuno, altrimenti rischiamo veramente di continuare a utilizzare il paese a uso e consumo di uno o dell'altra forza politica, dove chi urlerà di più, chi protesterà di più, chi dirà che tutto va male, ma lui è la soluzione a tutti i mali, in un giorno, 2 giorni, 3 giorni dopo essere chiamato a governare, continuerà a vincere. Il risultato, gli elettori continueranno a pentirsi di chi hanno votato e cominciamo a riportare un po' di serietà e di verità dentro la politica. Ultima battuta davvero, Presidente, la lascio e la ringrazio, ma dicono che insomma, è chiaro che lei non bisogna nascondersi, è un riferimento e notevole all'interno della Lega. Lo è anche Giorgetti, per carità, nel centrodestra addirittura, non solo nella Lega nel suo caso, Presidente. Lo è Zaia, ma un po' meno. Ma quello che mi pare si racconti nelle cronache anche di queste ore, che siate un po' voi governatori a esservi raffreddati nei confronti di Draghi, no? Lei parla di una politica di orizzonti, di lungo termine, di progettazione e di pianificazione. Cioè, è così o no? Cioè, perché questo, insomma, se parla lei, se parlate voi governatori, non è mica una cosa da poco, no? Se dite a Salvini, Draghi ci ha un po' deluso, no? Cosa dice lei? Conferma la fiducia del Premier Draghi? Cosa ci dice? Guarda, io sono Presidente del Consiglio, un ottimo rapporto, e devo dire che ho una grande fiducia. Da questo voglio sottolineare però che penso in modo razionale e costruttivo, anche da Presidente della Conferenza delle Regioni, quando ritengo che qualcosa sia da correggere nell'azione del governo, è giusto e dovrò sottolinearlo nell'interesse non soltanto del governo ma del Paese stesso. Quindi quando c'è stato da ringraziare l'esecutivo nazionale l'ho fatto con chiarezza, e quando c'è stato o ci sarà da correggere o da dire che qualcosa non vale, lo dirò con altrettanta chiarezza e schiettezza, perché penso che questo sia il modo corretto di costruzioni. Io rappresento una regione. Ecco, Presidente, abbiamo perso un po' il collegamento, non so se mi sente. Mi sa che... Va bene, siamo in fase di spegnimento cellulari. Presidente, grazie comunque se mi sente, grazie per essere stato con noi, siamo andati ben oltre il pattuito e la ringrazio. Niente, appunto, non mi sente più. Allora, prima di parlare con gli ospiti vi faccio vedere il riepilogo elezioni, grazie a Guido Indri in regia, come sono andate e poi commentiamo quello che ha detto il Presidente e quello che è successo in questi giorni. Tra poco.
La tornata elettorale del 12 giugno in Friuli Venezia Giulia è stata caratterizzata da un trend che ormai sta diventando costante anno dopo anno, ovvero l'astensionismo. In regione è andato a votare per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali il 50,8% degli aventi diritto, in pratica un cittadino su due. Fra riconferme e cambi di amministrazione spicca la vittoria a Monfalcone di Anna Maria Cisint con il 72,4% di preferenze. Un successo molto largo nel segno della continuità poi la città dei cantieri. L'avversaria Cristiana Morsolin si è fermata al 24,09%. Cambia colore invece il municipio di Duino Risina, dove a vincere le elezioni è stato Igor Gabrovez, supportato dalla coalizione di centrosinistra, con il 51,45% dei voti, ovvero 2.045 totali, contro il sindaco uscente Daniele Pallotta, che con 1.930 voti ha ottenuto il 48,55%. Diverso discorso a Gorizia, dove fra i 7 candidati a sindaco la voce grossa l'hanno fatta il forzista Rodolfo Ziberna con il 41,85% e la candidata di centrosinistra, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle, Laura Fasiolo, con il 30,66% di preferenze. E in questo caso i due si confronteranno al ballottaggio che si svolgerà domenica 26 giugno. Al ballottaggio andranno anche Azzano Decimo e Codroipo. Fra gli altri risultati in evidenza in Friuli Venezia Giulia ci sono le vittorie del centrodestra a Cervignano, Tolmezzo e Casarsa. Il centro-sinistra ha avuto la meglio a San Canzian di Sonzo e Ronchi dei Legionari. A Lignano Sabbiadoro, dopo l'amministrazione Fanotto, giunto al limite dei mandati, vince il centrodestra con Laura Giorgi. A Tarvisio la spunta Renzo Zanette sull'avversario Renato Carlantoni. Allora, Rizzetto, no, beh, è impegnato, me l'aveva... Arrivo, dai, non si preoccupi. Torrenti, ha sentito anche cosa ha detto il governatore Federica, ha visto, no, qui Gorizia, cos'è che citano, e qualche altro, un grande successo del centrodestra, punto stop, buona estate, scrivevano via sms. La sua visione? Ma allora, intanto possiamo condividere le parole di Federica, valgono anche per il centro-sinistra, in linea di massima, no? Cioè, nel senso che si vince se si ha un progetto, si vince se si hanno dei candidati credibili, se si è uniti, se si riesce a trasmettere questa... Avete sbagliato da qualche parte? Ma allora, diciamo che intanto ovviamente detto che il centrodestra si è dimostrato forte in regione, in molte aree soprattutto, la valutazione complessiva non può esimersi dal vedere i tre ballottaggi che sono molto molto importanti. Diciamo che Codroipo, Gorizia e Alzano Decimo sono molto importanti, possono dare una nettezza alla vittoria del centrodestra e anche invece una certa soddisfazione per quanto riguarda le nostre liste. Ecco, per quanto riguarda i risultati poi dei singoli partiti, questo vale per la Lega, per noi, per... Gli faccio vedere, sì, ecco. dica intanto che... Doveva tener conto anche della fortissima presenza di liste civiche, di liste dei candidati sindaci, no, che hanno avuto un consistente successo e che quindi non rendono, no, poi nei numeri di percentuale giustizia a quello che è il peso dei partiti in caso di un confronto politico, quindi sicuramente questo. Ecco. Diciamo ci sono due note per quanto riguarda le città menzionate, una nettissima vittoria di Cisinta a Monfalcone, complimenti, è un plebiscito, e invece quello che io penso una sconfitta, insomma per la morte c'è una sconfitta o meno la si valuterà al prossimo ballottaggio, però col Cervignano che vi ha colpito un risultato cattivo di Ziberna Gorizia, il 41 per dice cattivo risultato di Ziberna. Per il centro destra è un risultato veramente modesto che ci rende competitivo il ballottaggio, ma che soprattutto dà l'idea che il messaggio che era stato passato, che era quello dobbiamo rilanciare la città da parte del centrodestra, che la governa da 15 anni, secondo lei. Più che altro non era credibile dopo 15 anni che si governa male, se devo rilanciarla mi arrendo, avrei fatto una cosa diversa. Però, aspetti Torrenti, eccolo qua, quello che dicevamo anche poco fa e commentava il presidente Federica, pubblicato dal Piccolo, i conti, no? Quindi la Lega, prima colonna sulla sinistra, ha 8.996 voti, Fratelli d'Italia 8.160, lo vedete in fondo, Forza Italia fa un buon risultato in regione con 6.225 voti, di più fa il PD con 6.509, qua c'è il confronto tra appunto questa tornata elettorale e la precedente. Rizzetto, cosa ci dice? Allora, scusate, forse prima mi aveva chiamato, ma mi aveva chiamato nel frattempo anche il governatore Federica, quindi ho dovuto dividermi un attimo. Allora, beh, io sono... Ma adesso dobbiamo sapere cosa le ha detto, visto che era al telefono con noi, poi ha chiamato lei? No. Sì, no, mi ha chiesto tranquillamente come sto, perché io sono i risultati di Fratelli d'Italia, scrivevo prima sui social, che sono talmente positivi che sono positivo anch'io. Esatto. E quindi... Però la vediamo qui e sta bene.
Sì, per adesso no, sì, pensate una cosa, adesso ve la racconto, visto che Rizzetto, insomma, possiamo permettercela con gli ospiti, sapete che vi voglio bene, vi stimo. Quindi, che cosa, Rizzetto, ci siamo detti l'ultima volta che era qua in studio, oh, l'abbiamo tutti e due evitata fino ad adesso, tac, ora che lei ha il Covid, io devo toccare dappertutto. Ma io sono 2 anni e mezzo che sì, sto appunto attentissimo, in modo quasi, voglio dire, patologico, mascherine, gel. Viaggio con i gel anche nella mia camera di isolamento qui, quindi voglio dire, e invece si vede che sta roba, vabbè, mio figlio. Comunque, vabbè. No, a parte gli scherzi, Federica è stato molto gentile, avrà visto il mio post sui social network, quindi mi ha chiamato per capire come, lo ringrazio. Ah, non le ha detto, guarda, non so, ho appena detto bene di Fratelli d'Italia, non mi interessa chi sta avanti, chi no, sta ma l'ho sentito, l'ho sentito. Ma poi io dico bene di tutto il centrodestra, se mi rifate vedere il cartello che eccolo avete là appena mandato, sì. Vorrei soltanto così sottolineare una cosa tutto lì. Se voi andate a capo, ovvero dove c'è scritto 8160 sì, assieme ad altri, se dovessimo fare, voglio dire, dovessimo scorporare questi altri, i conti sarebbero un po' diversi, non importa. Allora, a me vede, interessa poco. Ho capito, cos'è il riferimento a Cervignano, che era un listone unico e quindi non si sa, no, cosa vuole dire? Quindi chi beh, ha preso cosa? Beh, oddio, sì, ci sono, voglio dire, ci sono dei voti che rispetto ad altri schieramenti sono esattamente il doppio o il triplo, come vedete, rispetto a noi. Vi spiego. Noi eravamo assieme a Cervignano da qualche altra parte, abbiamo comunque presentato delle liste da soli. Chiuso la parentesi, non mi interessa niente fare questo ragionamento, però siccome ne ho parlato anche con la persona che ha fatto questo schema, mi sembrava giusto semplicemente sottolinearlo. Fratelli d'Italia cresce, è indubbio, nel senso che è sotto gli occhi di tutti. A Gorizia siamo il primo, Gorizia che era comunque, voglio dire, il luogo, uno tra i luoghi più importanti, laddove si andava a votare, è il primo partito anche sopra le civiche. Al 10,89 era 7,6 nel 2017, la Lega è 8,4, quindi sei il primo partito anche sopra le civiche, sì. Per cui quello che diceva Torrenti prima, che saluto e su cui sono profondamente d'accordo, nel senso che le elezioni amministrative non sono sovrapponibili alle elezioni regionali e tantomeno alle elezioni politiche, nel senso che c'è giustamente, legittimamente, un fiorire di liste civiche piuttosto che insomma va a un po' a diluire il voto verso i passaggi tradizionali nei confronti dei simboli, nei confronti dei partiti. Detto questo, e chiudo, io sono da segretario regionale, sono molto soddisfatto del risultato di Fratelli d'Italia. Dimostriamo che potenzialmente alle elezioni politiche possiamo ricalcare fondamentalmente il dato nazionale, quindi tra un 15 e un 20%, a conti fatti, analizzando un po' i flussi. E sono molto contento rispetto a donne e uomini che ci hanno messo la faccia e che evidentemente hanno trovato una grande soddisfazione. Prima parlavamo di Gorizia, Codroipo, ad esempio, è un altro comune molto importante. Prata di Pordenone, Fratelli d'Italia, raggiunge il 28%. E quindi noi siamo estremamente soddisfatti di questa tornata. Ecco, onorevole De Carlo, voi dove siete finiti? Allora, intanto mi lasci fare un augurio a tutti i sindaci, perché avranno sicuramente un ruolo centrale da qui ai prossimi anni in quella che sarà poi la gestione dei fondi che arriveranno dall'Europa, e in questi cittadini sicuramente anch'essi avranno un ruolo centrale a vigilare affinché questi soldi vengano investiti bene e non spesi come invece sta avvenendo a Trieste con la Cabinovia. Comunque, a prescindere da questo, dire che... Domani sera ne parliamo a Ring, come al solito, che domani la manifestazione, i pro, i contro, insomma, domani la città sarà più spaccata. Prego, De Carlo, cosa? Io sono rimasta a Roma perché proprio su questo domani mattina ho un incontro con il ministro, quindi chiaramente poi riferirò anche al comitato e ai cittadini. Ad ogni modo, insomma, io sono molto schiera e molto sincera. Dire che il voto alle amministrative non ci ha soddisfatto è decisamente riduttivo. Tuttavia, insomma, come più volte evidenziato, è anche noto che il Movimento 5 Stelle, ad eccezione insomma, delle grandi città, come è avvenuto in passato per Torino e Roma, dove magari ecco, effettivamente conta di più il voto di opinione, nei comuni in generale non ha mai brillato.
E vi faccio tra l'altro, vi richiamo un esempio che è proprio quello di Parma, quando nel 2017 il Movimento 5 Stelle, presentandosi con la propria lista, ha ottenuto il 3,5%, mentre esattamente un anno dopo, nel 2018, per le politiche, ha invece preso il 30%. Diciamo che noi paghiamo sicuramente lo scotto di non aver mai portato avanti quel famoso radicamento sul territorio di cui vi ho sempre parlato. E, insomma, ci sono stati ritardi importanti, l'ultimo anche dovuto a quanto sta avvenendo con la figura del presidente Conte, insomma, capitolo che finalmente si è chiuso ieri con la questione del Tribunale di Napoli. Sì. E, però ecco, insomma, questo... Cioè leadership legittima, lo spiego magari per chi non sa, ecco. Sì. Leadership legittima, quindi diciamo che sicuramente anche per questo. Cioè, De Carlo, allora, se non ricordo male, lei poi tra l'altro segue proprio le questioni degli enti locali, no? Cioè le vicende elettorali, eccetera. Cioè, qui c'è nella regione del ministro Patuanelli, per citarne un altro, ma di altri autorevoli esponenti, ma è chiaro che lui, insomma, è il simbolo. Caspita, ragazzi, insomma, qui c'è un ragionamento che probabilmente, o un'organizzazione che non vi siete più dati e che ormai è troppo tardi anche darsi. Cioè, nel senso, qua cosa si fa? Ferma lì De Carlo. Bordin, mi dia un flash perché dopo torno da lei subito dopo la pubblicità. Il successo più bello? La sconfitta più cocente? Ma per quanto mi riguarda, sicuramente Lignano è la maggiore soddisfazione. E per quanto riguarda la sconfitta, credo Puccinia, perché è assolutamente immeritata per un'amministrazione che aveva fatto molto bene e che probabilmente è arrivata per motivazioni che vanno al di là della valutazione del loro operato. Però è un comune piccolo, ma credo che sia una sconfitta non positiva per la politica. Allora, pochi istanti pubblicità, vedremo altri commenti ovviamente di questi giorni, tante altre cose. Vi ricordo, tra un'ora sarà con noi il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinte, 72,4%, insomma la record woman, la più votata, insomma, di fatto lì dove è stato un successo anche simbolo cinque anni e mezzo fa e oggi viene confermato. E è chiaro che poi questo ragionamento ci porta sul fronte nazionale, insomma, perché Rizzetto, la Meloni, gli equilibri, la richiesta alla Lega di prendere una decisione fondamentalmente. E avete sentito il passaggio che ha fatto Fedriga anche sul presidente Draghi, no? Cioè, Salvini rompe o non rompe col governo? Che cosa succede? Quali tensioni ci possono essere? Da qui ripartiamo tra poco. Beh, sicuramente mi dispiace molto per la Daniela Palotta, perché ha fatto un grandissimo lavoro. Naturalmente auguro a Gabor di fare un altrettanto buon lavoro. Poi abbiamo vinto Cervignano, che era un po' una Stalingrado della bassa friulana, per cui grandi soddisfazioni. Sicuramente il centrodestra sta andando alla grande, adesso vedremo anche Gorizia, sono convinto che l'amico Rodolfo ce la farà, per cui un bel risultato per il centrodestra. Beh, Monfalcone, la Cisinte, magica, gli ho mandato, fantastica, mi ha risposto con tre cuori, e la Anna è qualcosa di straordinario, un rapporto fantastico con la popolazione, io dovrei stare zitto magari, ma sono quelle cose, beh, col 72% la Anna ha fatto veramente in questi anni un bellissimo lavoro ed è stata ripagata all'altezza. Invece non viene mai a mancare lo stimolo. Ieri ero a Barcola, è talmente bello confrontarsi con la popolazione. Due mi hanno detto: siamo diventati vecchi votandola. Queste sono le soddisfazioni di un sindaco. Allora, di piazza trova sempre, diciamo, formule originali per raccontare, no, questi sentimenti. Allora, eccolo là Cervignano, Guido riesce a farcelo vedere, insomma, però io avevo già portato un po', vorrei portarvi, eccolo qui, Balducci che vince con il 34,69, se non ricordo male. E con dove lo trovo? Vabbè, insomma, non lo vedo bene dalla grafica, lo leggo da qui, che ecco, vado meglio. 34,89 e Zampar 34,53 invece, no? 20 voti. 20 voti, ragazzi, si vince anche per quelli, eh? 20 voti. Sono collegato, sì, sì. 20 voti perché ci siamo spaccati, Cervignano.
no, con 1.400 voti che invece sono stati andati dalla Maule. E per quello anche, diciamo, prima si parlava di unità. Quando c'è magari un progetto simile, però diciamo, non si trova sul territorio la capacità politica oppure l'accordo per motivazioni che possono essere anche umanamente comprensibili ma politicamente sbagliate, no, esatto, si perde. Allora, ecco, quello su cui vi volevo portare, dicevo poco fa, Rizzetto, è un po' il ragionamento poi anche nazionale. Abbiamo detto queste amministrative non si possono calare lì, però insomma è chiaro che tutti hanno guardato al vostro risultato e i titoli di tutti i giornali era vola la Meloni, tiene il PD, perché insomma mi sembrava fosse uno di questi i titoli immediatamente dopo il voto, e flop, sparisce il Movimento 5 Stelle, no De Carlo? Che poi ne riparliamo. Cioè, ha sentito l'opinione di Fedriga poco fa a domanda precisa sul Premier Draghi, no? È chiaro che sono decisioni che stanno in capo al segretario federale, che quindi vuol dire Salvini, e la tensione nei confronti del capo, che gli dice stai là con Draghi, prima gli dice vai con Draghi e poi stai fuori, stiamo in quel governo perché controlliamo cosa fa la sinistra o il centrosinistra, però poi cioè, sono tutti un po' arrabbiati. Cosa dice Fedriga? Quello che io devo dire al governo glielo dico, quello che fa bene, che poi vuol dire tutto e niente, però mi sembra che non abbiano raccolto il vostro appello, no? A farsi da parte, a lasciare questo governo, trarre delle conclusioni da questa tornata elettorale, che il centrodestra dal vostro punto di vista è più forte, no? Che dice, dai? Ma guardi, penso sia così e penso sia legittimo, nel senso che noi non andiamo a comandare in casa d'altri, cerchiamo di dare dei consigli. Abbiamo chiesto e non da è oggi. È una citazione, dai Rizzetto, è una citazione quella che ha fatto, dai. O no? Andiamo a comandare, se lo ricorda, ormai è passato da diverso tempo, era una canzone che però Salvini utilizzava in quel periodo lì, no? Quando bravo, c'era voglio dire, ma vedo che... No, che l'ha detta a caso o è una citazione? Perché questo è... No, vabbè, a parte le citazioni di musica giovani, oramai non frequento più. Vabbè, ma non so, forse lei frequenta. No, guardi, no. Però no, insomma, politicamente aveva un rilievo quella canzone. Non frequentiamo più certi luoghi di giovinezza, vabbè, a parte gli scherzi. Ma guardi, il discorso è molto semplice. Oggi che una compagine, voglio dire, abbandoni l'esecutivo, Lega piuttosto che Forza Italia, significa andare a elezioni anticipate. Bisogna capire se qualcuno vuole andare ad elezioni anticipate. Noi sì, l'abbiamo detto da molto tempo, l'abbiamo detto anche dopo l'elezione del presidente Mattarella, abbiamo cercato di indicare la strada dicendo che l'opera di quell'esecutivo secondo noi si era ormai estinta. È molto tempo che lo diciamo, non andiamo a ordinare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro. Vedi, in un quadro politico che secondo me, rispetto a quello che ricordava un'altra volta Torrenti prima, ad esempio, ma anche la De Carlo fondamentalmente, o Bordin in altre interviste dove l'ho letto, è drammatico per quanto riguarda l'astensionismo. Noi oggi, voglio dire, dobbiamo farci un ragionamento molto molto serio rispetto alle date in cui si va a votare. Oh, perché il ballottaggio è il 26 giugno, ricordiamolo. Soprattutto, signori, soprattutto dopo questa data, cioè gli italiani dopo 2 anni e mezzo di terribile pandemia, ad un certo punto quando vedono bel tempo, voglio dire, prendono e vanno un po' all'aria aperta, ci mancherebbe altro, peggio mi sento a parlare del 26 giugno, peggio mi sento a parlare di quesiti referendari che noi abbiamo, voglio dire, votato, Fratelli d'Italia ha votato, dando anche delle indicazioni di voto che effettivamente hanno avuto un feedback sotto quel punto di vista molto molto, sì, molto, molto scarso, sì. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, in un quadro politico, diciamo romano e quindi nazionale, che è molto frastagliato, nel senso che oggi Salvini dice, anzi ieri Salvini dice attendiamo sino a settembre e vediamo quello che succede. Dall'altra parte ha i suoi governatori che giustamente, perché tanto voglio dire, Fedriga non è schiavo di dinamiche rispetto al fatto che se dice qualcosa
non dico contro Draghi, ma in senso di termini di critica costruttiva, Draghi rischia qualcosa o viceversa. Ha, voglio dire, la possibilità di dire quello che vuole ed è giusto. Certo, Salvini meno da questo punto di vista. Salvini, no? Meno, certo. Salvini meno, Zaia la stessa cosa, Fontana certo. La stessa cosa. Salvini evidentemente meno, perché deve cercare di equilibrare tra regioni e Roma un po' questi due vasi comunicanti, ricordando che ne ho parlato per le vie brevi anche con la collega De Carlo, abbiamo una situazione oggi del Movimento 5 Stelle che è esplosiva, nel senso che molto probabilmente se le cose non riescono ad aggiustarsi entro le prossime 24-48 ore, Di Maio prende e se ne va dal Movimento 5 Stelle. Questo è, voglio dire, la cosa succede, qua. De Carlo? Poi voglio tornare a Bordino. Non mi interessa quello. Io auguro ogni bene a tutti. La De Carlo molto spesso ha fatto, anche l'altro giorno, eravamo assieme in una trasmissione, si è messa giustamente, io ho apprezzato, la cenere sul capo dicendo non siamo riusciti a strutturarci territorialmente. Una cosa di fondamentale importanza per ogni movimento, ogni partito. Adesso forse è vero, è un po' tardi. Però la stazione politica a Roma, attenzione, è molto, molto frastagliata. E che conseguenze ha? Cioè, se Di Maio se ne va, ma... Beh, ha delle conseguenze che se Di Maio, mettiamoci davanti, se il ministro Di Maio prende e se ne va con i suoi 20-30 parlamentari, molto probabilmente spacca il Movimento 5 Stelle, restando chiaramente in modo saldo a garantire quei 30, 40, 25, 30 voti alla maggioranza, ma cercando di accelerare questo processo che fondamentalmente è già in essere in seno al Movimento 5 Stelle e che è stato accelerato evidentemente dall'annuncio di Conte delle votazioni rispetto al fatto che andranno a fare il terzo mandato o non andranno a fare il terzo mandato entro giugno. Ci saranno queste votazioni, pare, da quello che dice Conte. Sì, per gli eletti del Movimento 5 Stelle, più vicino a Fratelli d'Italia casomai Di Maio secondo lei? No, ma Di Maio è più vicino a... Di Maio è più democristiano del compianto Aldo Moro, ci mancherebbe altro. Nel quindi senso che, sarebbe in quella parte tra Azione, Italia Viva, Coraggio Italia, lo vede più lì? È difficile perché io non vedo a livello nazionale un grande centro, una voglia di centro. Attenzione però che questo è un passaggio di fondamentale importanza. Abbiamo visto che rispetto alle amministrative che si sono appena celebrate, non soltanto in Friuli Venezia Giulia, in tutta Italia, ci sono delle liste civiche che si posizionano al centro e che effettivamente più di qualche voto lo portano a casa. Quindi questa è una cosa che la politica deve tenere in debita considerazione. Di qui probabilmente ci sarà, voglio dire, una consorta di lista civica del presidente che andrà ad agglomerare queste forze. La lista Federica dice, sì. Esatto. Sì, certo. Allora, De Carlo, vengo subito a lei sulla questione di Maio che ci interessa molto. Bordin, è così? Cioè, allora io non volevo sminuire il ragionamento di Federica, intendo dire che è chiaro che lui dal suo punto di vista annovera le cose positive o negative di questo governo e continua a fare il governatore e il capo dei governatori, no? Cioè, Salvini ha un ruolo diverso, dice bene su questo l'onorevole Rizzetto, però lì cosa deve fare questo capo dal suo punto di vista? E dico Salvini, che è nel mirino, no? Prego. Effettivamente sono ruoli diversi, è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo scelto di andare al governo abbiamo fatto una scelta di responsabilità che però sapevamo era anche una scelta di sofferenza, perché ci troviamo in qualche modo a lavorare con delle forze politiche con le quali condividiamo poco, ma era evidente che la nostra volontà era quella di equilibrare il baricentro politico, evitando che per due anni il paese fosse governato con un'eccessiva propensione verso politiche di sinistra che abbiamo cercato di stoppare, ma naturalmente sapevamo anche che facendo questo tipo di scelta avremmo comunque sofferto dal punto di vista elettorale. Naturalmente anche per noi sarebbe stato più comodo andare all'opposizione, criticare naturalmente l'operato del governo e avremmo anche tenuto il nostro consenso. Senta, però in cuor suo, guardi, in una fase storica fosse necessaria una scelta diversa. No, Bordin, siccome il nostro governo, il nostro movimento fosse pronto a governare, a prendersi la responsabilità di portare avanti il paese, soprattutto in una fase molto difficile. Non dimentichiamoci che poi alla questione pandemica si è aggiunta anche la guerra con tutte le conseguenze. Quindi e voglio arrivare anche a quello. Sta gestendo una situazione particolarmente complessa. Bordin, non voglio interromperla, resto con lei. Cioè, il tema è questo. Ma alla fine, quali erano queste politiche di sinistra viste in questo anno e mezzo che voi avete sventato? Perché secondo me il DDL Zan alla fine mai sarebbe andato avanti, forse manco adesso. Insomma. Cioè, no, ho capito, però
Draghi non mi sembra proprio il primo a prestare così tanto fianco, diciamo, alle richieste dei partiti, o mi sbaglio, eh? Cioè, mi sembra che vada avanti per la sua strada. Ha portato molta attenzione a cercare sempre gli equilibri tra tutte le forze, no? E quindi è evidente che in qualche modo deve cercare poi una mediazione. Se naturalmente la Lega non c'era, questa mediazione probabilmente non avrebbe ricercata nelle varie scelte che ha fatto. Lei anche dice. Perché c'era il rischio a questo punto che Forza Italia in qualche modo all'interno di una coalizione con PD e 5 Stelle magari si aggregasse a quel tipo di azione. Quindi in qualche modo la nostra presenza al governo tiene anche comunque fermo un baluardo di centrodestra. Poi naturalmente le battaglie che abbiamo fatto sono state le battaglie riguardanti le tassazioni, abbiamo cercato naturalmente di combattere sull'immigrazione, anche se devo dire che comunque i risultati non ci sono stati da questo punto di vista e siamo assolutamente insoddisfatti. È vero che abbiamo cercato in qualche modo anche di chiedere la modifica del reddito di cittadinanza, altra battaglia che si porta avanti. Per quanto riguarda la questione sanitaria, il nostro movimento ha cercato di spingere sulle aperture, sulle liberalizzazioni anticipate, cioè su tante tematiche in qualche modo abbiamo portato avanti le nostre idee. È chiaro che comunque quando ti trovi poi a combattere con forze politiche che hanno visioni magari diverse, devi trovare un equilibrio. Questo non è facile, non è che facile farlo comprendere agli elettori. Allora, risposta secca, diciamo, Matteo Salvini, beh, l'ha visto già in queste settimane per la campagna elettorale, anche influenza Giulia, è lì a fianco a lei, che gli dice? Matteo, che dobbiamo fare? No, perché qua c'è... Noi Matteo Salvini lo dobbiamo solo ringraziare e chiaramente dobbiamo sperare che si vada al voto il prima possibile, che si arrivi ad avere un governo di centrodestra a livello nazionale in cui la Lega riuscirà naturalmente a fare a questo punto in maniera diretta e chiara quello che è il suo lavoro. Quindi il prima possibile è il 2023. Il 2023 ormai, cioè non è che... In questo momento vedo difficile un voto anticipato, chiaro, rispetto al 2023. È evidente che comunque, per quanto mi riguarda, prima si va a votare, meglio è. Anche perché comunque sono convinto che la Lega al governo, come ha fatto quando l'è stato con il Movimento 5 Stelle, riesce a dimostrare quella che è la sua forza, quella che è la sua capacità, perché abbiamo una classe dirigente formata, capace, che probabilmente non tante altre forze politiche hanno in questo momento. Per cui noi siamo una forza di governo, ma per essere forza di governo al 100% abbiamo bisogno di poter svolgere le nostre politiche. Nel momento in cui siamo purtroppo insieme a partiti che la vedono diversamente, è chiaro che non riusciamo in qualche modo a andare avanti allora, su quello che vogliamo fare. Insomma. Allora, Bordì... Chiaro, dobbiamo vedere dove va in vacanza Salvini. Dico che sinceramente non vorrei essere al suo posto. No, è chiaro, se va a Milano Marittima siamo rovinati, dobbiamo seguire quello che dice a Milano Marittima Salvini. No, scherzo. No, al di là di Milano Marittima è un ruolo veramente difficile. Ma cioè, non c'è dubbio, l'ho detto poco fa. Si troverebbe in difficoltà. Lo tirano da tutte le parti, no? Questa fase storica, anche perché ribadisco è una fase storica particolare che presenta delle complessità non indifferenti. Allora, mi ha colpito l'SMS di poco fa, 30 anni che non voto, continuerò così. Allora, io voglio fare un ragionamento al quale poi vi vorrei portare nell'ultima parte, e De Carlo, arrivo subito sul tema Di Maio, cioè e la forte frizione, tensione che c'è a Roma, che diceva poco fa l'onorevole Rizzetto. Io non vorrei che poi apparissimo un po' tutti come sull'orchestrina sul Titanic, perché è chiaro che i dati di queste ore, bellissima la foto che poi è un simbolo dell'Europa verso l'Ucraina sperando di trovare una soluzione, quindi Draghi, Macron e Scholz, quindi Italia, Francia, Germania, no? L'incontro con Zelensky, speriamo che si arrivi a una soluzione quanto prima e a una trattativa, però insomma cosa fa intanto la Russia? Cioè dal 100% la nostra fornitura di gas quotidiana scende al 65%, cioè queste poi sono sempre le tematiche, le preoccupazioni che affrontiamo qui ormai da mesi. E che significa le nostre bollette, che significa i costi, che significa aumenta tutto, cioè, e questo l'abbiamo raccontato tante volte e ci voglio arrivare tra poco. De Caro, lei segue Di Maio? Infatti non voglio banalizzare le beghe interne che poi tra l'altro interessano veramente tutti i partiti, non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma come diceva giustamente lei, in questo momento i problemi dei cittadini sono ben altri. Certo, esatto, però... energetica. I dati drammatici dell'Istat di ieri riguardanti insomma la soglia di povertà, la povertà assoluta è aumentata drammaticamente. E, mai diciamo, così alta, sì. Io ho sempre avuto grande rispetto dei ruoli, quindi rispetto attualmente il ruolo del presidente Conte, tant'è che insomma sono anche un componente di un comitato importante per il Movimento 5 Stelle in questo momento, che si occupa appunto, sono coordinatrice del Nord-Est, quindi Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, che si occupa proprio delle nomine dei vari delegati. Però
territoriale. No, no, senza però. Ah, sembrava. No, so che vorrebbe mettercelo però. No, però insomma è chiaro che ci sono dei problemi che ormai non si riescono più a nascondere, quindi per la prima volta mi sento di dire che non riesco a leggere quello che accadrà da qui ai prossimi tempi, però insomma non escludo che possa effettivamente succedere qualcosa come paventato da alcuni nel cioè futuro. La fuoriuscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, giusto? Non lo so, io l'ho sempre visto comunque molto attaccato al movimento, al percorso che abbiamo fatto, però insomma non si esclude mai nulla. E lei mi ha detto in caso non lo seguirei, no? Cioè questo, in questo momento non ha nessun senso dirlo. Ho un ruolo importante, crediamo che insomma il Movimento 5 Stelle debba darsi una mossa, come detto prima, sulla strutturazione. Non riteniamo che sia troppo tardi, che sia passato colpevolmente troppo tempo, quello sicuramente sì. Però insomma crediamo che si possa ancora fare un buon lavoro sul territorio, tutto sta chiaramente ad iniziare e a insomma non far perdere più tempo. Io vorrei capire in tutto questo, poi andiamo in pubblicità e parliamo della questione ovviamente che vi ho detto del gas e gli aumenti, cioè, il PD sembra, ha presente quando lo diceva Prodi, io sto fermo, e alla fine siete sempre lì. Cioè, quindi le percentuali lusinghiere, devo dire. No? Quindi... percentuali buone, diciamo, siamo in ballottaggi competitivi dappertutto. Prima una battuta quella del 20 voti, ma abbiamo perso Lignano per 20 voti, Cervignano per 20 voti, nonostante che eravamo rotti in due liste. Non abbiamo vinto il primo turno contro Alpio per 20 voti. Dicevo, quindi avremmo avuto una lettura diversa. No? Questo non vuol dire nulla, no? Dei problemi che ci sono in campo. Vuol dire però anche che l'unità, diciamo, per essere competitivi bisogna trovarsela, diciamo, non con accordi da baretto, ma su programmi seri. Ricordo tra l'altro che siamo in un paese praticamente curioso dal punto di vista politico, perché se noi facciamo dalle ultime elezioni politiche, il primo governo c'era dentro la Lega ed erano fuori, il giorno dopo aver votato i collegi uninominali assieme, Fratelli d'Italia e Forza Italia erano l'opposizione e la Lega la maggioranza. Ecco, dopo sono andati Giallo, fuori cioè, Lega 5 Stelle, no? Insieme, Lega 5 sì. Stelle insieme, no? Poi è andato il PD Conte. Con 5 Stelle, secondo Conte, adesso è fuori Fratelli d'Italia con Forza Italia e la Lega che fanno una politica diversa da Fratelli d'Italia. Quindi dire che loro sono uniti, cioè, è veramente... non sono uniti secondo no, me. Ma no, diciamo, riescono evidentemente a presentarsi assieme con alcune basi, però poi stanno governando l'Italia 4 anni, uno di qua e uno di là. No? Alla fin fine, nonostante le nostre baruffe più conclamate, no? Quel 50% che è dall'altra parte, che è più frammentato, ma alla fin fine tiene di più, siamo tutti al governo e questo ha pagato per certi versi. Quindi il PD ha tenuto bene in Italia, abbiamo tenuto, abbiamo avuto diciamo, qualche sconfitta dove abbiamo sbagliato per un motivo essenzialmente di alleanze e ci è fatto... Però è chiaro che ora dovete eccetera. Anche ricalibrare diciamo, le attenzioni nei confronti però, del Movimento 5 Stelle. Allora, cioè, l'idea di andare insieme l'anno prossimo. Ma allora, è... diciamo che lì si tratta di capire che progetto ci vuole portare avanti. Quindi l'elettorato che c'è in 5 Stelle, che c'era in 5 Stelle, era un elettorato che prima era da altre parti e culturalmente ha le sue posizioni. 5 Stelle ha perso rapidamente l'elettorato che era molto più vicino al centrodestra, perché lo si è visto, e quindi si trova un elettorato più vicino. Quindi è inevitabile, perché non è un accordo di vertice, bisogna capire se c'è la possibilità, come mi pare che ci sia stata, al di là dei numeri e delle percentuali, di un accordo sui contenuti. Purtroppo questo è un limite della politica italiana, che riesce a far passare poco, insomma, no? La parte contenutistica. Ecco. Solo una parola rispetto anche alla forza del centrodestra in regione, da dove arriva? No? Arriva per mille motivi, per capacità, perché nessuno, a volte non è uno che perde ma è l'altro che vince, cioè, no, uno non può sempre dire, no? però diciamo, cioè, dobbiamo anche tenere conto solo di una cosa, scusa, ecco, solo per dire, allora, in questo momento il governo regionale sta governando la regione, secondo me non bene, ma questa è una posizione politica, con 1 miliardo quasi di risorse in più rispetto al 2018. 1 miliardo. Cioè significa che ha soldi per tutto. Allora la critica è che questi soldi, questa enorme quantità di soldi che in questo momento ci siano, non del PNRR, proprio ordinari,
non sono spesi bene, la sanità non funziona bene, lo si è visto anche nei giudizi esterni, no? Siena, sì. Ecco, ci sono degli errori di gestione, dal punto di vista degli enti locali non si è fatto nulla se non accusare una riforma fatta da noi che aveva una logica, poi poteva essere criticata, ma secondo me ci credevo, e non è stato fatto assolutamente nulla. Ecco, logicamente avendo tante risorse sono riusciti anche a compensare, quindi ovviamente c'è questo vantaggio che è un vantaggio oggettivo. Allora, sì, allora io credo che su questo Bordin voglia replicare, poi dobbiamo andare pubblicità, però le faccio solo una domanda. Il tema è che ancora, e poi è molto presto, non c'è dubbio, però non c'è un nome che si spende o che gira, ce ne sono tanti che poi vuol dire nulla, anche del cosiddetto anti-Fedriga, no? Del candidato. Chi rappresenterà... Quando lei dice uno vince anche perché è forte, cioè, però di là bisogna mettere qualcuno, no? Beh, diciamo, è chiaro che noi per settembre-ottobre dobbiamo avere un candidato già per settembre-ottobre, no? Beh, per forza, sì. Certo. No? Un programma lo stiamo costruendo, stiamo cercando di costruirlo con gli elettori, non semplicemente all'interno diciamo di noi quattro, per dire, o noi 400, ecco. E questo è un progetto alternativo in una regione dove in questo momento... Guardate che questo SMS, vorrei che lo commentassimo subito dopo la pubblicità, abbiamo tantissime cose perché la volevo chiedere proprio a De Carlo. Allora, qua cosa c'è, Bordin, ma una risposta veloce, che l'ha già fatto Riccardi, mi sembra di capire un po' tutti, no? Vi dicono una ripresa lenta post-Covid, no? L'analisi che fanno della sanità regionale, dicendovi no, le operazioni riprendono un po' a rilento, cosa dice? Poi ha sentito Torrenti. Prima mi permette una risposta per quanto riguarda il governo regionale. Le maggiori risorse che noi abbiamo a disposizione in parte corrente sono semplicemente i 400 milioni all'anno che derivano dai nuovi patti finanziari. Esattamente, ma questo volevo dirlo. I patti finanziari sono stati frutti del lavoro del presidente Fedriga, non è che sono scesi dal cielo. Quindi in questo momento il Friuli Venezia Giulia ha maggiori risorse perché ha un grandissimo presidente che ha saputo portarle a casa. E quindi queste risorse ci permettono di governare meglio rispetto al passato, ma è altrettanto vero che nei primi tre anni queste risorse non c'erano e ciononostante abbiamo fatto politiche importanti per la famiglia, politiche importanti per gli studenti, politiche importanti per il mondo associativo, per gli imprenditori, siamo stati vicini a tutti coloro che hanno vissuto un periodo difficile per il Covid, dando ristori, fondi per gli investimenti, cioè credo che questa amministrazione regionale abbia fatto un lavoro eccellente. E prima, quando avevano risorse, e soprattutto adesso che naturalmente le risorse se le portate a casa con forza e con i denti, ecco, giusto per essere chiaro. Sanità. Per quanto riguarda la sanità, noi abbiamo naturalmente ereditato una situazione sanitaria che non era facile. Abbiamo dovuto fare una riforma sanitaria per cercare di dare riequilibrio al sistema. Questa riforma sanitaria è stata approvata a dicembre 2019, due mesi dopo, quando doveva iniziare ad essere applicata, è venuto fuori il Covid, che chiaramente ha comportato l'obbligo di riqualificare tutti i presidi ospedalieri, ha comportato sospensioni di personale sanitario, ha comportato il fatto che non c'è stata la possibilità di andare a sostituire gran parte del personale sanitario che magari nel frattempo è stato in quiescenza. Ci troviamo con una situazione per cui anche volendo oggi i professionisti hai difficoltà a trovarli sul mercato perché non ci sono, quindi c'è un difetto di programmazione che ha naturalmente ragioni e origini ben più lontane rispetto alla nostra e probabilmente anche rispetto all'amministrazione precedente, e quindi tutte queste situazioni con il Covid insieme hanno creato delle difficoltà. Quindi non è che noi stiamo dicendo che la sanità in questo momento funziona in maniera perfetta, ci sono naturalmente delle criticità, ci sono delle difficoltà, ma con assoluta serenità e serietà dobbiamo dire al cittadino che non le risolveremo in tempi brevissimi, cioè in questo momento la programmazione sanitaria sia a livello di investimenti in strutture, in tecnologie che stiamo facendo con risorse mai viste prima e soprattutto la necessità comunque di avere personale formato che richiede gli anni necessari naturalmente per le specializzazioni, in qualche modo andranno a stabilizzare il sistema fra qualche anno. Nel frattempo quello che dobbiamo chiedere e dire responsabilmente a tutti i cittadini è di avere un po' di pazienza, perché purtroppo qualche cortocircuito c'è stato e sicuramente ci sarà ancora, e di questo naturalmente non è che siamo felici e non siamo contenti, e ovviamente ci sono anche degli errori nostri, parliamoci chiaro, perché qui nessuno pretende di aver fatto tutto in maniera perfetta, precisa. Allora... gli errori, chi lavora purtroppo sbaglia, però effettivamente siamo inseriti a lavorare su un sistema già in difficoltà e queste difficoltà sono state accentuate a due anni di pandemia. Allora, aspetti Bordin. In questo momento in qualunque altra regione italiana non vi trovate nessuno che dica che la sanità funziona in maniera perfetta, purtroppo. Dopo il Covid, dice. Allora, ecco il riferimento ovviamente all'analisi della scuola di Pisa che dicevamo in queste ore. Pochi istanti di pubblicità, voglio parlare di reddito di cittadinanza, questioni energetiche con tutti gli ospiti. A tra poco.
Allora, 22.08, non ho ricordato la mail, non è per i commenti, come vi dico sempre, ma per raccontarvi le vostre storie. Ne ho raccontata una anche molto forte nel telegiornale di ieri, ripresa oggi, l'avete visto forse, ma ne parleremo domani per quanto riguarda Trieste, di questa persona con una disabilità pesante cui hanno rubato la macchina è una macchina attrezzata, è un dramma per questa persona, come potete immaginare, tanto che crede che sia un furto su commissione, perché costa attrezzare una macchina per un disabile, è la sua libertà, cioè insomma, queste sono le storie che abbiamo raccontato. Chiusa parentesi, onorevole De Carlo, cioè per esempio, che cosa deve fare adesso un Movimento 5 Stelle per riconquistare una porzione? Io adesso volevo citare il reddito di cittadinanza, di cui tutti hanno parlato in questo periodo, cioè siamo arrivati a dire per trovare gli stagionali che anche un percettore di reddito di cittadinanza potrà continuare a prendere reddito di cittadinanza pur facendo il lavoro da stagionale, no? Per incentivare questa difficoltà vera o presunta che c'era nel reperire lavoratori durante questa stagione. Ma il tema è, va cambiato il reddito di cittadinanza? Cioè oggi vi sentite di dire una cosa di questo tipo o no? Intanto mi lasci dire che non è proprio così, nel senso che se è necessaria comunque l'integrazione del reddito di cittadinanza è solo perché le paghe sono veramente troppo basse. Certo. E quindi, insomma, piuttosto bisognerebbe avviare un serio ragionamento, come noi abbiamo già cercato di sollecitare a livello nazionale, su il salario minimo, considerato che ci sono veramente milioni di cittadini che lavorano da mattina a sera e poi alla fine, a fine mese, insomma, si vedono veramente... Però vi dico, nel nostro è un paese in cui c'è per il più dell'80% dei lavoratori un contratto nazionale, no? Ce ne sono una miriade, ma ci sono contratti nazionali. Rizzetto annuisce, diciamolo questa cosa qui, cioè voi siete per il salario minimo, no? Sì, sì, no, ma infatti assolutamente, anche perché insomma non devo ricordare che l'Italia in questi ultimi 15 anni è l'unico paese a livello europeo che ha visto i propri salari rimanere invariati, se non addirittura abbassarsi, a differenza di tutti gli altri. Ci sono veramente dei divari importantissimi tra l'Italia e gli altri paesi. Quindi, insomma, stiamo soltanto dicendo di fare una cosa che esiste anche altrove. E, insomma, i limiti che sono stati presentati, le perplessità che sono state sollecitate da alcuni, sono sicuramente delle perplessità superabili dal nostro punto di vista. Ad ogni modo, insomma, il punto, tra l'altro, voglio anche ricordare che chi cerca di strumentalizzare il reddito di cittadinanza collegandolo appunto alla mancanza di occupazione, soprattutto nella stagione estiva, mente, perché insomma basta andare a guardare quelli che sono i dati dell'anno scorso che lasciano proprio intendere che in realtà non è proprio così. Cioè c'era il reddito di cittadinanza anche l'anno scorso, lei dice, no? Comunque i dati, anzi c'è stato un aumento di stagionali rispetto all'anno precedente, quindi insomma questa si aggiunge a tutte le altre bugie che tendenzialmente si tende a utilizzare per sminuire quella che è una misura fondamentale, perché quello che dicevo prima, cioè i dati dell'Istat comunicati proprio nei giorni, mi pare forse ieri o l'altro ieri, insomma, dicono che stiamo parlando in questo momento di 5,6 milioni di persone povere, tra cui 1,4 milioni di minori. E insomma, negli ultimi giorni si è anche detto molto che l'inflazione non farà che far aumentare il numero di... Certo, estremizzo il suo ragionamento allora, banalizzandolo, mi perdoni, cioè uno dice c'è reddito di cittadinanza per evitare questi poveri, no? Allora, diciamo che sicuramente... Non basta, chiaro. No, non diciamo che il reddito di cittadinanza è la panacea di tutti i mali, ci mancherebbe, ma oggi più che mai riteniamo che sia essenziale, anche perché sono i dati a dirlo, ha garantito proprio nella fase difficile della pandemia comunque stabilità sociale, e quindi diciamo che chi in questo momento propone e vorrebbe addirittura abolire il reddito di cittadinanza dimentica forse anche volutamente che due percettori su tre, come detto, sono minori, ci sono persone diversamente abili, ci sono anziani che quindi non possono lavorare e soprattutto c'è una buona quota di persone che non sono abili al lavoro, quindi non sono occupabili. Ci tengo comunque a dare anche un altro dato, visto che ci siamo. Sì. Il 46% del rimanente terzo di cui vi ho detto poco fa, quelli che vengono comunque definiti gli occupabili, in termini reali stiamo parlando di circa 1 milione di persone, di individui che sono già impiegati, ma come dicevo prima, con stipendi talmente bassi da dover essere
quindi integrati con il reddito di cittadinanza. Quindi ecco, è questo il punto su cui bisogna intervenire, non di certo eliminare una misura che è seresa. E secondo voi il salario minimo evita questo atteggiamento, diciamo, o questa condizione? Beh, è sicuramente un inizio, però non bisogna anche dimenticare che manca tutta la parte collegata alle politiche attive e diciamo il grande lavoro che potrebbero fare anche le regioni, che ha potuto completare tra l'altro entro il 2021, che riguarda proprio... Aspetti, onorevole De Carlo. Onorevole Rizzetto, la sua idea? Semplice. Noi non vogliamo abolire, cioè adesso questa narrazione continua per cui Fratelli d'Italia vuole abolire il reddito di cittadinanza, la spieghiamo una volta per tutte. Fratelli d'Italia non vuole abolire il reddito di cittadinanza, vuole abolire gli sperperi sul reddito, le truffe sul reddito di cittadinanza, vuole dare non 500-600 euro al mese a coloro che evidentemente non riescono, non possono lavorare, c'erano delle categorie prima che la De Carlo ha citato. Ma faccio una proposta, raddoppiamoglieli quei soldi senza nessun tipo di problema. Noi andiamo a togliere il reddito di cittadinanza a coloro che di reddito di cittadinanza ne fanno una misura meramente assistenziale negli anni. Quando nacque il reddito di cittadinanza, la De Carlo lo sa, c'era la proposta di legge studiata dalla Catalfo, c'ero anch'io nel mezzo, da Cominardi, da alcuni deputati e deputate. Dopo una è diventata ministro del lavoro, e su questo ci torno, diceva che per X milioni di persone diamo il reddito di cittadinanza in un momento temporaneo della propria vita per offrire loro 3 possibilità di lavoro. Quindi era uno strumento che era propedeutico verso la ricerca del posto di lavoro. Secondo Di Maio, dopo, non è più successo nulla di questo, addirittura ho letto delle dichiarazioni per cui Di Maio diceva no, il reddito di cittadinanza non serve per trovare un lavoro. Quindi le 3 richieste di lavoro. Ora attenzione, con quei dati serviva una calcolatrice per poter immaginare che su 7-8 milioni di disoccupati nel nostro paese, 3 offerte di lavoro cada uno, diciamo che potevano essere, voglio dire, un bel po' di milioni di offerte di lavoro, che non c'erano, non ci sono. Quindi diamo più reddito di cittadinanza a coloro che soffrono veramente, non riescono a lavorare perché la povertà non è stata abolita, e non lo diamo e cerchiamo quantomeno di investire in modo, in termini di politiche attive, quella quota che oggi il reddito di cittadinanza viene versata nei confronti di altri. Le politiche attive significa centri per l'impiego, significa detassazione, deburocratizzazione delle aziende, accompagnato alla digitalizzazione e alla formazione continua, formazione professionale continua. Oggi la mia proposta è: chi è in un periodo di sussidio prende reddito di cittadinanza, NASPI, ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga, eccetera, eccetera, è obbligato a fare formazione, se no non ti do l'integrazione, degli aiuti sociali. Chiudo rapidamente. Sul salario minimo legale, attenzione, perché le etimologie dei termini sotto questo punto di vista sono di fondamentale importanza. Oggi in Italia noi dovremmo avere un salario minimo legale, non garantito, legale, proprio perché nell'82% dei casi esiste, attraverso la contrattazione collettiva, esistono i contratti collettivi nazionali di lavoro che già indicano, lo dice Istat, non lo dice Rizzetto, in 11 euro all'ora la media oraria in termini di salario. Quindi se noi prendiamo oggi la proposta del fortunatamente ex ministro del lavoro Catalfo, che dice 9 euro all'ora, addirittura potremmo fare un dispiacere, potremmo fare un danno a coloro che prendono molti, la media. Sì, regredire. Chiudo, la mia proposta è: applichiamo un salario minimo legale, e per questo è dal 2014 che se la mia proposta giace da sola in commissione lavoro, e non soltanto in commissione lavoro, diamo il salario minimo garantito a coloro che non sono coperti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quindi possono guadagnare 2,5-3 all'ora. B, andiamo, e veramente chiudo, a decapitare le cosiddette gare a massimo ribasso, che non è più massimo ribasso ma è miglior offerta, che permettono ai nostri giovani o meno giovani di guadagnare 3,5 euro all'ora, e molto spesso è lo Stato che è il datore di lavoro di queste persone, perché va a vincere gare d'appalto pubbliche
con servizi, multiservizi, piuttosto che. Quindi questi sono i due asset laddove il nostro welfare deve ricominciare a basarsi. Allora, Torrenti e Bordin, se sono proposte ragionevoli, vorrei sentirlo anche da voi. Vi chiedo veramente però rapido, perché poi Guido vorrei parlare anche di questo, se lo fai vedere. Ovviamente notizia che vi ho detto poco fa, la Russia continua a tagliare il gas all'Italia a meno 35%, Mosca possibili stop a Nord Stream 1, quello passa, sapete, arriva in Germania, noi abbiamo Tarvisio, insomma quante volte abbiamo monitorato quanto gas arriva e se arriva lo stesso. Flash Torrenti e poi Bordin, prego. Le proposte di Walter Rizzetto, cui tra l'altro auguro di cavarsela rapidamente con la salute, e sono proposte che sono in realtà sul tavolo della contrattazione anche con noi, cioè sono molto simili, no? Ecco, cioè, il reddito di cittadinanza è indispensabile in questo momento, lo era già prima, non ha funzionato questo modello di reddito di cittadinanza, l'inserimento al lavoro è stato detto non ha funzionato, c'era una legge prima del nostro governo che a me sembrava migliore, che andava nelle indicazioni che proprio diceva l'onorevole Rizzetto adesso, però i servizi sociali, no, ecco, però diciamo, bisogna rimetterci al tavolo tutti assieme per poter portare a casa un risultato che è indispensabile nel paese. E avrà un costo ovviamente, no? Bisognerà capire chi copre questi costi, perché nulla è gratuito, però insomma in qualche modo dobbiamo assolutamente affrontare questo problema in quel taglio, e credo che questo sia una buona cosa, perché troveremo probabilmente anche un tavolo comune di confronto se ci sarà la buona volontà. Ecco, e per quanto riguarda il discorso del costi energetici, i costi energetici, aspetti che ci arriviamo, Bordin. In Italia non manca lavoro, mancano lavoratori. Io lo ripeto in continuazione. Quindi in questo momento è difficile trovare lavoratori. Quindi una misura che in qualche modo può determinare qualcuno a non andare a lavorare ma a percepire il reddito di cittadinanza è una misura che va cambiata. Quindi naturalmente va benissimo quando si tratta di misure che vanno ad assistere persone che si trovano in situazioni di oggettiva difficoltà, ma naturalmente in questo caso ci sono i servizi sociali che possono verificare le singole situazioni e quindi poi applicare una misura, quindi risorse naturalmente pubbliche che danno una mano a chi obiettivamente è invalido e non riesce a trovare lavoro perché naturalmente ha delle difficoltà oggettive, va benissimo. Però al di là di questi casi specifici, naturalmente il reddito di cittadinanza va eliminato, perché comunque bisogna tornare all'applicazione del principio sacro che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E quindi è una misura che va profondamente cambiata, questa è la mia visione, la nostra visione. E naturalmente ciò non toglie che sia anche giusto dare una mano a chi si trova in situazioni che lo richiedono. Però esistono i servizi sociali, c'erano anche prima. Io credo che sia una misura che in qualche modo è partita con una finalità che non è riuscita in qualche modo a cogliere. Ciò non significa che in alcuni casi queste risorse aiutino persone che effettivamente hanno bisogno, però esistono tanti casi in cui questo non avviene. E questo naturalmente fa sì che oggi ci siano magari imprese che hanno difficoltà a trovare lavoratori, e non parliamo solo di lavoratori stagionali, quindi dobbiamo cercare in qualche modo di spingere il più possibile la gente ad andare a cercare lavoro, e il lavoro nel momento in cui viene offerto deve essere anche accettato, perché altrimenti la misura diventa una misura assistenziale e non assolutamente in grado di dare un supporto al sistema produttivo italiano. Guardate che quello lo chiedo a Rizzetto, perché cosa De Carlo? Volevo tanto replicare brevemente, perché insomma tutti quanti continuano a dire che non ha funzionato, ma non viene chiarito il motivo per cui non ha funzionato. Dovete sapere che il decreto con cui è stato istituito il reddito di cittadinanza ha previsto anche che cosa? Un piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, che però chi avrebbe dovuto completare? Le regioni, dice lei. Però dovete sapere che degli 11.600 nuovi operatori previsti da questo piano, al 31 dicembre dell'anno scorso ne risultavano assunti soltanto 3.500. Quindi insomma, di questo passo è ovvio che questa misura non potrà mai funzionare correttamente, ma non di certo perché la misura è strutturata male, che per carità sotto alcuni aspetti magari effettivamente va anche migliorata, però insomma qualcuno dovrebbe iniziare a assumersi le proprie responsabilità. Capisce? Cioè, guarda, a me è capitato di confrontarmi con imprenditori i quali mi hanno detto che sono trovati di fronte a dei lavoratori i quali in maniera molto chiara gli hanno detto preferivano il reddito, preferisco rimanere con il reddito di cittadinanza, e non hanno accettato il lavoro. Quindi queste sono situazioni che credo che sono state un po' palesate a tutti. Sì, però io continuo a trovarla folle sta cosa, perché il reddito di cittadinanza comunque dura 18 mesi, cioè sarà meglio trovarsi un lavoro e andare avanti con la... Fermi, forse era un tempo determinato, breve. Prego, Rizzetto, cosa? D'accordo, ma dobbiamo anche registrare, mi riferisco alla collega De Carlo,
che voglio dire, noi in Italia abbiamo vissuto 2 anni terribili, con, e le faccio un nome e un cognome, con il professor Mimmo Parisi, che magari a qualcuno non dice nulla, ma Mimmo Parisi è stato il presidente di ANPAL, sì, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive rispetto al mercato del lavoro, e quindi una persona che avrebbe dovuto aiutare nella transizione tra domanda ed offerta anche rispetto ai centri per l'impiego, e che oggi è, mi pare, sotto indagine per delle spese pazze dall'Italia agli Stati Uniti. Se qualcuno cerca Mimmo Parisi e Luigi, sì, Di Maio, sì, non è che ce l'ho con Di Maio, ci mancherebbe altro, però questo è, su Google salta fuori che l'italo pugliese e il pugliese americano Mimmo Parisi avrebbe dovuto ristabilire le sorti, voglio dire, delle politiche attive. 0 su 0 nel giro di 2 anni, tant'è vero che oggi ANPAL è commissariata, ed è anche per questo che il passaggio, voglio dire, preventivo in seno alle regioni non è stato fatto. Per quanto riguarda l'energia, o non so se doveva chiedere... Sì, vorrei arrivare a questo io. L'energia, guardi, è molto semplice. Noi sino ad oggi siamo stati sempre il paese, al netto di destra, sinistra, centro, siamo sempre stati il paese dei no. No al nucleare, sul quale io personalmente sono d'accordo, perché comunque abbiamo celebrato 2 referendum nel nostro paese, la mia posizione del tutto personale. No all'estrazione di gas tramite piattaforma nel Mediterraneo per il pericolo, legge 2006, per il pericolo di subsidenza, soprattutto nel Golfo di Venezia. Oggi invece c'è la possibilità di poter estrarre. È una cosa sufficiente? No, sicuramente no. È un qualcosa che ci permetterà di andare ad incidere sul mercato e quindi sul prezzo? No, probabilmente no, perché noi indicativamente consumiamo 90 miliardi di metri cubi all'anno, mentre le nostre riserve sono attorno ai 74-75 miliardi di metri cubi, soprattutto voglio dire posizionati in alto Adriatico, però c'è la Croazia che ci riciuccia dall'altra parte. Siamo stati il paese dei no per le rinnovabili. Quante volte, e io sono assolutamente convinto di questo settore, quante volte un cittadino, ma non soltanto un cittadino, un'impresa, prima di installare 200 kW di energia rinnovabile ha dovuto aspettare 2 o 3 anni per le cosiddette autorizzazioni. E quindi siamo stati il paese dei no dappertutto. Serve sovranità energetica nel nostro paese. L'unica cosa, e mi taccio, che questo governo aveva fatto decentemente, se non bene, era ad esempio, voglio dire, questa spinta propulsiva del cosiddetto ecobonus, che aveva messo in moto le aziende che si occupano di edilizia, i professionisti, piuttosto che, voglio dire, le banche, il credito, aveva messo in moto molte cose. L'unica cosa di decente che avevano fatto, anche poteva aiutare anche in questo senso, in termini di rendere più sostenibili energeticamente possibile i nostri edifici, è, sì, l'hanno decapitata. Allora, De Carlo, dai, meno di un minuto a testa vi chiedo, prego. Beh, allora, intanto su alcune delle cose che dice il collega Rizzetto leggo ancora un po' di Movimento 5 Stelle, devo dire, sì, che mi ci ritrovo. Comunque, a prescindere da questo... O forse un po' di Fratelli d'Italia in te, dipende dai punti di vista. Allora, che secondo me... Ci starebbe... No, che fa? Campagna acquisti in diretta, Rizzetto, incredibile. No. No? Va bene, dai De Carlo, dica velocissimo, la prego. Beh, sì, diciamo che effettivamente negli ultimi 15 anni sono stati fatti degli errori per quanto riguarda, sì, appunto le modalità, se non altro, di approvvigionamento dell'energia qui in Italia. È chiaro che, insomma, il discorso del nucleare è sicuramente un discorso che per il momento va accantonato, anche perché non sarebbe... immediatamente, cioè non darebbe dei risultati immediati, considerato che se si parla, però di... con quel titolo lì, cioè io su questo vi voglio portare, cioè questa è l'estate, stiamo parlando di rischio razionamento, che è quello che abbiamo sempre detto, no? Prego De Carlo. Infatti ci sto arrivando, al di là di tutte le misure dell'impegno che si può portare avanti a livello nazionale, e non è poco, non è stato poco fino adesso, però insomma ci sono chiaramente dei limiti oggettivi, quello che noi stiamo cercando di sollecitare è certamente un altro tipo di aiuto a livello europeo, come è avvenuto per il Recovery Fund in tempo di pandemia, che comunque insomma siamo, sì, riusciti a ottenere una quota importante grazie all'impegno del Presidente Conte. Noi stiamo sollecitando il Presidente Draghi affinché faccia lo stesso per quanto riguarda la parte legata chiaramente all'energia. Quindi serve in questo momento un Energy Fund. Però il punto è che non abbiamo tempo da perdere, quindi insomma... Energy Fund. Allora, Bordin e Torrenti, guardate, sono già fuori 2 minuti, c'è il sindaco di Monfalcone tra poco. Prego.
Sicuramente bisogna passare a una politica di sì e naturalmente recuperare il tempo perso, ma farlo con equilibrio perché non vorrei che poi diventasse un liberatutti con situazioni che vanno a creare problemi seri poi di gestione del territorio. Però in passato troppi no, hanno sicuramente penalizzato e posto l'Italia in una situazione di difficoltà, ma soprattutto vorrei che si tornasse a parlare con più forza di pace. A me fa specie che in questi ultimi mesi, forse l'unico che recentemente ha parlato di trovare una soluzione pacifica tra Russia e Ucraina è stato il premier cinese. Cioè, io non sento più Stati Uniti e Europa parlare di pace, qui si parla solo di invio di armi, si parla di Non si sostegni mettono militari. d'accordo Ecco, io questi. credo che in questo momento tutte le potenze devono veramente concentrarsi sul trovare una soluzione a questa guerra assurda che sta facendo solo da parte ucraina più di 1.000 morti al giorno, senza contare le conseguenze economiche che si riverberanno sugli altri paesi europei nel prossimo autunno. Quindi, Sì. secondo me, la cosa principale è che tutti i leader mondiali cerchino una soluzione nel più breve tempo possibile per questa guerra, ristabilendo un certo tipo di Ecco la equilibrio. Poi, foto naturalmente, simbolo delle l'Italia, ultime per ore. farsi trovare naturalmente impreparata, deve cominciare veramente a rafforzare questa politica energetica con le fonti alternative, ma essenzialmente comunque non guardare più all'immediato, ma fare una politica seria nei prossimi 15-20 anni. Torrenti? Sì, detto questo, allora ricordo che la crisi energetica è iniziata prima della guerra, quindi non vorrei che la guerra diventi l'alibi, no, per Esatto. scaricare su tutto, no? È iniziata prima della guerra per altri motivi e quindi va affrontata seriamente e va affrontata anche nell'emergenza. Ecco, non possiamo cedere a ricatti, ricordiamoci che comunque la responsabilità della guerra è di un paese solamente e quindi cedere a ricatti non è il caso, dobbiamo trovare delle soluzioni rapidamente, severamente, ecco, trattando ovviamente. Io Trattando vedo, a ricatti, differenza però di cercare una Mauro, soluzione di sì, pace, sì. scusami, no, 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 Mauro, ecco, a differenza di Mauro sono più ottimista perché mi sembra che invece nelle ultime settimane sia il nostro Speriamo. governo sia altri governi europei di pace ne stanno parlando. E come? Ma se uno non la vuole. Cioè, dico, diventa complicato, no? Cioè, Certo. ecco, qual è il braccio di ferro? Io penso che cominci a convenire a tutti, anche alla Russia. Quindi Me lo non sono così auguro. pessimista, ecco. Grazie agli onorevoli De Carlo e Rizzetto, grazie a Gianni Torrenti e grazie a Mauro Bordin. Ci vediamo subito dopo la pubblicità col sindaco di Grazie Monfalcone, la record woman Anna Maria Cisinta. Tra poco. Da un seggio, una signora in carrozzina mi ha detto: Anna, era una vita che non votavo, sono venuta a votare per te per dirti grazie di quello che hai fatto. Io penso che questa sia la risposta migliore che una persona che come me ha dedicato 5 anni e mezzo a curare una città cercando di farla riemergere dalle sabbie mobili, trattandola come la propria famiglia, può sentirsi dire. Uno dei primi impegni che sicuramente ho già avviato, peraltro, è proprio una rivisitazione con la nuova governance di Fincantieri di quella che per noi è essenziale, cioè una rivisitazione del sistema produttivo. È un po' una esigenza di legalità, un'esigenza anche di lavoro per tutti e di eliminazione del dumping salariale giuridico che determinate scelte comportano. Questo è il primo e io su questo cercherò di impegnare tutte le persone che attorno alla nostra maggioranza ruoteranno, perché è un discorso importante per tutti. Saluto e ringrazio Anna Maria Cisinta. Sindaco, buonasera, Buonasera bentrovata. e E grazie. complimenti Grazie soprattutto. mille. Allora, noi abbiamo titolato la sindaca dei record, però qui i numeri sono chiari. 72,4%, avversari 24,09%. La Lega al 16,26%, Fratelli d'Italia al 12,36%. Eravamo tutti qui a controllare quello che sarebbe accaduto. Però cioè, è la battaglia perfetta politicamente. Insomma, lei fa un record, stravince, confermata e la Lega è sopra Fratelli d'Italia, che è un dato che
politicamente contava in questa tornata elettorale? Ma allora, intanto, per me è stata una grande soddisfazione. Devo dire che forse non mi aspettavo un plebiscito di questo tipo. L'affetto dei cittadini lo sento da sempre, perché io sono una di loro, loro mi sentono come tale, lavoro ogni giorno tantissimo e affronto anche i temi che sono quelli che sono molto importanti con coraggio. E le persone, quando tu lavori, se ne accorgono, quando sei serio e fai le cose se ne accorgono. Quindi mi aspettavo un buon risultato, però devo dire che questo è assolutamente al di sopra delle attese. Penso anche che abbia pagato la serietà nella formazione delle liste. Abbiamo voluto che le liste fossero composte da persone con spirito di servizio. Ecco, senza personalismi o retropensieri che poi durante il mandato ti causano anche dei problemi. Io ho scelto di candidarmi la prima volta e l'ho riconfermato per dare una mano. E poi devo dire che anche per la Lega sono molto contenta, perché io penso anche che questa regione abbia la grande fortuna di avere un super presidente, molto bravo, molto capace e che è molto serio. E noi abbiamo il dovere, secondo me, di accompagnare le scelte regionali in un periodo non semplice. A Monfalcone l'abbiamo fatto e questo dimostra che le persone non vanno a votare in maniera così anche asettica, ragionano su quello che vedono e quindi hanno dato fiducia a una persona e a un partito, posto che la civica mia ha fatto ancora ovviamente di più, no? Ancora di più, sì. Però hanno dato la fiducia facendo crescere il risultato del 2016, perché la Lega nel 2016 ha preso di poco più del 14, quindi noi siamo in crescita. E devo dire anche che la soddisfazione deriva anche dal fatto che non abbiamo vissuto un periodo facile a Monfalcone proprio con la Lega, perché ci sono stati dei fuoriusciti e noi abbiamo voluto ricostruire accettando questo, non abbiamo coperto il problema. Abbiamo detto: guarda, facciamo che una deficienza, un problema diventi un'opportunità, e non le dico quante persone si sono avvicinate. Questa campagna elettorale nasce anche con energie fresche, con voglia di fare, con spirito di servizio, che è quello che io chiedo a chi mi circonda. Ho tante cose da chiederle, Sindaco, anche perché abbiamo poi novità di oggi e mi piacerebbe arrivarci. Discuteremo nel fronte delle liste anche di quanti sono stati eletti. Oh, sono 19 contro 6. A 6? Sì, è una cosa veramente... potremmo fare la... Un CDA praticamente quasi. Sì. Devo dire che... Sai che qua, cioè, allora, sa cosa succede, no? Quando c'è un caso di questo tipo, i rischi sono proprio nella tua maggioranza, a maggior ragione, no? Cioè, l'opposizione ha uno spazio limitatissimo, quando vinci o stravinci, il rischio è che qualche problema venga più dai tuoi. Questo li ho già avuti, appunto, Guardi, in questi 5 anni... Sono cresciuta molto, perché è vero il detto che impari molto di più dagli errori tuoi e degli altri, quindi in questi 5 anni, pur avendo lavorato molto dal punto di vista amministrativo, quindi avendo fatto le cose, devo dire che all'interno della maggioranza dei problemi li abbiamo avuti con delle persone che poi oggi non ci sono più e che però hanno anche causato delle tensioni. Per questo noi siamo partiti da 2 esigenze, la prima una coalizione completa, quella del centrodestra unito, che io veramente ho preteso e ci tenevo, e così è stato. L'altra, ho fatto firmare anche un protocollo di correttezza, perché se dopo tu durante questi anni di amministrazione fai delle scelte personalistiche, devi rispondere di quello che hai detto prima. Quindi ho fatto firmare un protocollo, ho chiesto che lo firmassero e tutti l'hanno firmato, dove si dice proprio questo: guarda che ti aspetto un periodo importante per la città, perché in Consiglio Comunale vanno degli atti importanti di pianificazione, di approvazione delle politiche fiscali, di bilancio, e quindi la firma, la sottoscrizione di quel protocollo significa proprio una verifica della volontà di fare delle cose per gli altri. Quindi sicuramente dei 19, che poi oggi possono essere 18, perché ho fatto una scelta... Cioè? Ma allora, quando è emerso il problema
di un candidato che durante una Notate riunione per me, vi taglio le mani, insomma, ha detto delle cose che non un sono caso nazionale, accettabili, ecco, ma proprio non sono accettabili, ho il documento di questa persona che aveva dice, firmato anche lui. No? Lui ha firmato quel documento, ma ne ha firmato anche un altro e dice io mi ritiro, non può più ritirarsi dopo che sono state approvate le liste, certo. Questo è dopo la presentazione della candidatura, però il documento diceva questo. Allora, siccome io sono cioè il documento firmato dopo dice lui, io mi dimetterò, dice, dovessi mai essere mi sospendo, addirittura mi sospendo dalla campagna elettorale, non partecipo più. Quindi, perché, e dice anche il perché. Però è stato eletto. Però viene eletto, 54 voti, viene eletto, e io credo che essere conseguenti significhi non accettare nemmeno la surroga. Dovesse accettare e presentarsi quindi in consiglio comunale per la convalida, come ho spiegato anche già anche a lui e a tutti, nella mia maggioranza non c'è posto per questo tipo di situazioni. Ecco, quindi io rinuncio a una persona, lo prego di spostarsi nel gruppo misto, però lui farebbe una gran bella figura a far in modo che si accertino, lui nega determinate questioni, che si accertino le questioni di cui è responsabile e nel contempo lasciare spazio al secondo della sua lista, che quindi con noi, con l'Italia, che ha lavorato benissimo nella nostra coalizione, potrebbe continuare a farlo. Comunque sono 19, in questo caso sarebbero 18, e devo dire che è un consiglio a cui io darò una grande responsabilità per due ragioni. La prima, perché essendo un consiglio formato da persone che hanno e che sono eterogenee nelle competenze, che hanno tutti uno spirito di servizio forte, eccetera, e vorrei che partecipasse molto e quindi chiederò agli assessori di dimettersi dalla carica di consigliere. Cioè lei sceglierà tutti tra gli eletti? No, probabilmente sì, questo lo sto gestendo, lo sto vedendo, però tutti cioè gli eletti. Cioè la sua squadra potrebbe essere di assessori tutti tra gli eletti, questo potrebbe essere. Potrebbe essere. A questi ovviamente chiederà di dimettersi da consigliere. Questo è un atto di grande responsabilità e anche responsabilizzazione, secondo me, perché prima, per delle ragioni che non ha senso, ormai è chiusa quella partita, non ho fatto questa scelta nel mandato precedente, è logico che hai delle maggiori garanzie perché i tuoi assessori vanno e votano. Questa volta voglio riuscire a dar spazio al Consiglio e ai consiglieri, anche quelli non eletti adesso, perché è giusto crescere e fare esperienza. E, è molto importante capire dove sia il contesto, capire quali sono le competenze dei consigli, delle giunte, dei dirigenti. E lo sì, si però fa. Per contro sindaco diventa, cioè un assessore, una delega personale fiduciaria, no, a quel punto, perché certo. Sa che conviene essere più d'accordo con lei che contro, perché altrimenti lei un giorno potrebbe decidere di non avere più quell'assessore che non sarebbe neanche più consigliere perché è dimesso. Ecco, questo e è però, un dato, no? Cioè si stringe il legame molto di più con l'amministrazione, col sindaco. Però no? Se lei ci pensa è già un legame molto stretto, perché l'assessore ha una delega. Per sua natura la delega gliela è la trasposizione sindaco, diciamo. Certo, di non c'è quello che questo tu... non c'è dubbio. Noi abbiamo poi delle competenze che sono abbastanza stringenti, quindi non è che fai il ragionamento in astratto politico di qualche cosa, tu devi fare delle cose concrete. E io vorrò affidarmi a persone che riescano a portare avanti tutto quello che dobbiamo ancora concludere. Senta sindaco, molte cose dicevo da chiedere anche sui progetti, idee, se ci vuole anticipare qualcosa. Sì. Giunta non ci dice niente, no? Comunque. La giunta la farò, quando... diciamo che io mercoledì penso che avrò definito tutto. Quindi meno di una settimana, sì, mercoledì. Sì, penso meno di una che settimana mercoledì. E lo sa quello che si dice da lei, di lei da tanto tempo? No, cosa non sto lo so. No, mi dicono no, io sto parlando di cose belle, attenzione, perché so che la campagna elettorale è terribile, purtroppo. E che l'anno prossimo ci sono le regionali, e quindi insomma, una come Anna Maria Cisint, ragazzi miei, ha un peso notevole. E quindi la sua domanda è: cosa farai tu il prossimo anno, il sindaco di Monfalcone? Su quello senz'altro, però può essere che le chiedono una candidatura. Ma allora devo dire che anche fosse di bandiera, non so come la vuole definire. Questo adesso no? Non è non credo che sarà così, le devo dire. E il presidente Fedriga è una persona che ha un suo consenso incredibile, perché è talmente bravo che, come abbiamo visto anche dalle percentuali
non è che si gioca qualche cosa con o senza l'Anna Cisint, proprio assolutamente no. Vabbè, però... Io penso che il grande lavoro che lui e la sua squadra stanno facendo pagherà, perché i risultati, io vedo, c'è una differenza enorme del primo anno del nostro mandato con la presidente precedente rispetto al dopo. Quindi se tanto mi dà tanto, quando le cose sono fatte bene, e guardi, parliamo anche di cose complesse, parliamo di piano regolatore, parliamo non soltanto, diciamo, di appoggio o di finanziamenti, parliamo di cose concretissime in un periodo come quello che abbiamo passato della pandemia. Io non penso che ci sarà bisogno di me, sinceramente, però ho accettato il secondo mandato perché per me fare il sindaco, a parte che mi piace, ma penso che debba concludere un periodo di rilancio della nostra città. È una città molto complessa, Monfalcone, ma veramente molto complessa. E quindi l'idea che ho è quella di portare avanti non soltanto le opere pubbliche, ma tutta una serie di altre questioni che sono fondamentali affinché non si torni nelle sabbie mobili da cui ho preso la città nel 2016. Lei utilizza spesso questa espressione. Sì, perché? Perché quando sono arrivata, pensavo, già ho fatto anni di opposizione, no, a Monfalcone, quindi conoscevo, essendo anche un tecnico poi, avevo già affrontato molti argomenti, però mi creda, io non pensavo mai di trovare quello che ho trovato dal punto di vista della disorganizzazione, e se tu non hai una buona organizzazione è come in qualsiasi azienda. Certo. Quindi io mi sono tenuta e mi tengo ancora l'assessorato, ad esempio, al personale, perché ci ho anche messo... Anche questa nuova consigliatura. Sì, sì. Sì, perché è importantissimo avere i servizi che funzionano, il rispetto del cittadino, l'educazione, l'organizzazione, per riuscire a far sì che a fronte di ciò che serve tu riesci a dare una risposta. E quindi diciamo che già quella è stata una situazione molto complessa. E poi le racconto questo piccolo aneddoto. Era più o meno il giorno di San Nicolò ed è arrivato il rappresentante legale dell'azienda che gestiva le terme con una busta con la quale mi chiedevano 6 milioni e mezzo di danni, e chiudevano le terme perché avevano avuto 3 anni di perdita pari a 900 mila euro. Allora io mi sono trovata una bella grana, Però questa è la dimostrazione, dopo abbiamo lavorato, abbiamo trovato le modalità e siamo riusciti, adesso le terme funzionano benissimo e noi costruiremo vicino il wellness adesso, che è già partito il progetto, ma per dirle che questo è stato l'esordio, e per un anno io ho cercato solo di recuperare le situazioni drammatiche. Adesso, e poi anche la spina dorsale, le persone della mia città erano frustrate in una maniera che non le dico, proprio non uscivano quasi più, devo dire, il centro si era svuotato. Non ci si godeva Monfalcone, no, dice questo in qualche maniera. È una città che ha dei problemi, abbiamo avuto una percentuale di arrivi di stranieri esagerato, perché quando mi dicono... Chi parla solo per ideologie non pensa che gli equilibri sono essenziali, invece come in tutte le cose della vita. Gli equilibri servono. Se in una classe di 24 tu hai 24 di una nazionalità e uno italiano, va male per i 24 di una nazionalità non italofona, che logicamente non riusciranno a crescere, e va malissimo per quel povero disgraziato che non sa da che parte girarsi. Uh-huh. Io ho trovato questa situazione in tutto, e quindi però... questo è uno dei problemi più grossi che vanno risolti. Ma Monfalcone oggi ha tirato fuori un entusiasmo, una spina dorsale, una determinazione, avendo superato molte delle questioni che fanno molto ben sperare anche per questa situazione, per i prossimi anni. Sì, perché insomma, lì è il lavoro, cioè poi si tratta di, appunto, stranieri di seconda generazione che quindi poi si integrano, però è chiaro che insomma, quello è anche il tessuto. Ma diciamo che io sono monfalconese da sempre, sì, non è proprio il tessuto. Certo. Diciamo c'è che, anche quella componente lì, ovviamente. Ma lei forse, allora, le voglio dire questo, perché è importante comprendere un fenomeno che non è così scontato. Cioè se in un'azienda di 8.000 presenze di lavoro,
per un sistema italiano, non è, io non do la responsabilità. Parla dei subappalti. Capisce, certo, che i subappalti lo so generano molto bene, sindaco, lei, un dumping salariale giuridico, ma mettono anche in un sistema di drammatica non concorrenzialità le aziende italiane, perché ad esempio l'istituto, che è un istituto molto utilizzato e abusato, del distacco transnazionale, è vero che dà la possibilità all'operaio di avere la stessa paga, ma questo non vale per tutta la parte contributiva, ad esempio. Quindi lei si immagini per il costo del lavoro che differenza c'è. Anche stesso salario, ma mi costa comunque di meno quella persona straniera. Esatto. Certo. In più, l'aggravante è che il sistema italiano del ricongiungimento è un sistema molto debole. La direttiva comunitaria dà dei limiti e il sistema italiano lo ammorbidisce per il reddito e per il numero degli anni del tempo necessario. Faccio una domanda terribile, poi lei l'ha citato, l'ho detto anche già nell'intervista appunto il giorno della rielezione, di voler dialogare con la nuova governance di Ficantieri, cosa che ha fatto appena è stata eletta la prima volta, insomma tutte queste, ma sono lavori che gli italiani vogliono fare, quelli lì o no? Ma allora io penso questo, che in realtà oggi il problema del lavoro c'è, perché come si vede il tema del reddito di cittadinanza mi permetta di dissentire dall'idea che si può stare sul divano, serve un reddito di base, perché un reddito per le persone che hanno una certa età o che hanno delle problematicità. Questo, guardi che non è mica scontato quello che sta dicendo. Questo è importante, cioè, però si deve trovare un'altra soluzione. Quella invece delle persone abili, tra virgolette, è intollerabile e quindi diventa non competitivo un sistema del mercato del lavoro come oggi è. Posso chiedere quante persone percepiscono la cittadinanza Monfalcone più o meno? Ma non è un numero elevatissimo, però comunque siamo attorno alle 800 persone, che è tanta roba secondo me. Quindi diciamo lei ha la stessa idea più o meno lanciata dal governatore, che è quella di dire diamolo a chi non può lavorare. Esatto, cioè, esatto. No, a chi, ma sono individuali, ha la possibilità, ma no, guardi che non, ma tramite i servizi sociali. Esatto. E allora torniamo al famoso REI e non al reddito di cittadinanza, cioè quello precedente. Le persone che sono nella difficoltà di lavorare sono conosciute. Le persone che possono lavorare devono lavorare e oggi la possibilità di lavorare c'è. È chiaro che se nel caso di Fincantieri o delle altre aziende che hanno anche offrono un lavoro duro, mi rendo conto che è duro, no? Però è logico che se tu hai un lavoro che serve per vivere e che viene valorizzato e sicuro, uno che salda, pensi che noi abbiamo attivato a Monfalcone in questo mandato, in accordo con l'ufficio scolastico regionale, con la regione e con il Pertini e con Fincantieri, abbiamo attivato un corso che è molto amato da 25 ragazzi ogni anno di saldatura e carpenteria. Pensi che a Monfalcone c'era un istituto professionale, certo. Quindi la formazione è fondamentale. Quando tu sei formato diventi attrattivo. Io che ho fatto il tecnico, fino a che non sapevo fare le cose, chi è che non è che servissi a molto? Poi non guadagna mica poco, cioè le dico. È un operaio specializzato, quindi. Però è logico che questo sistema del distacco transnazionale deve essere controllato di più. È logico che questi poveri ispettorati del lavoro hanno 2-3 persone, è difficile, certo, riuscire. Però guardi, è centrale questo aspetto per il territorio. E invece oggi con l'autorità portuale è arrivata una svolta storica, si fa l'escavo finalmente o no? Con l'autorità di sistema arrivo questa mattina, siamo stati ad approvare il piano regolatore del porto, la variante localizzata, un grandissimo lavoro in questo caso che è stato approvato adesso dall'autorità, perché a novembre si è modificata la legge 84, ma che è partito dalla regione, dalla direzione di Pizzimenti, è stato fatto un grandissimo lavoro con l'autorità di sistema e anche col comune in un'intesa che è stata approvata in consiglio comunale, e devo dire che è la svolta, perché oltre all'elettrificazione della banchina, a tante cose che ancora mancano per la sicurezza dei lavoratori, gli asfalti eccetera, però devo dire che l'approvazione del piano regolatore intanto consentirà la possibilità di realizzare investimenti prolungando la banchina con dei pescaggi importanti, perché se non c'è acqua sotto è difficile lavorare, ma poi risolve il problema del parere negativo che c'era del provveditore per il deposito dei fanghi, perché le altitudini delle aree adesso sono pari. Quindi oggi tra l'altro il comandante della Capitaneria mi ha anche confermato, oltre all'approvazione del piano regolatore,
che ha già mandato alla Regione in questi giorni un documento di assenso per la consegna delle aree, parliamo di escavo. Quindi, quella è la preoccupazione, perché molti dicevano, sa, nessuno alla fine fa un passo perché c'è preoccupazione che chi lo fa rischia poi, no, una segnalazione, un intervento della procura. Cioè, sì, non è facile, cioè, l'argomento dragaggi. Questo è il problema del pubblico, diciamo, no? Del settore pubblico. Però quello è un'esigenza dei, diciamo, commerci, degli imprenditori, quella è ricchezza. Quella cioè, ricchezza, perché l'economia del mare è una grande alternativa alla navalmeccanica per noi, ma per il Friuli Venezia Giulia, per l'Italia. Se la navalmeccanica produce PIL ed export e quindi dovrebbe ancora di più, a mio avviso, valorizzare il lavoro, però, perché una roba è la parte economica, l'altra è il valore del lavoro, lì bisogna lavorare. Porto, nautica e litorale per noi sono delle conquiste che sono partite in un'idea, in una visione di diversificazione importantissima, perché riuscire ad avere una portualità forte significa immaginare, con l'applicazione della zona logistica semplificata dopo, che arriverà perché a Roma la delibera della Regione, sì, anche la possibilità di sgravare burocrazia e fiscalità e avere anche un'implementazione importante del traffico che arriva o che parte, sì, con diventa la trasformazione. Un'opportunità, diventa un'opportunità. Certo. Mi dica due cose che vuole fare, due progetti. Uno è la nautica, appunto, no? Sulla nautica. Ma allora, intanto noi adesso stiamo sviluppando per i lavori pubblici, assessorato che mi terrò, io mi terrò l'assessorato dei personale e lavori pubblici. Sì. Ah, se andiamo avanti li tiene tutti, però, siamo già due. No, mi terrò lavori pubblici perché i progetti strategici li conosco, sì, li ho presentati e li seguo. Io sono una che controlla molto e quindi va bene che me li tenga io e il personale sicuramente. Però ecco, progetti strategici sono partiti, il canale Valentinis a gennaio sarà completato, questo ci dà il mare che entra in città, nel punto più a nord del Mediterraneo, anche simbolicamente, una cosa importante, e abbiamo già chiesto il passaggio anche del battello del traghetto per unire Trieste e Monfalcone a Grado, e il punto più a nord del Mediterraneo diventa importantissimo per noi, che abbiamo il mare non come a Trieste in Piazza Unità, ma ce l'abbiamo a Marina Giulia e Marina Nova, e stiamo riqualificando il centro e stiamo riqualificando anche Marina Giulia nuovamente, aumentando il potenziale con una passeggiata a mare e quant'altro, in modo da riuscire ad aver veramente valorizzati tutti i segmenti. E a partire dalla cultura, che per noi e l'identità sono degli elementi anche di attrattiva nei confronti di tutti coloro che tanti arrivano a Monfalcone. E poi la questione delle terme, pochi sanno perché è posizionato in un luogo un po'... Però lì c'è l'acqua, mm-hmm, e noi abbiamo delle terme sanitarie con la miglior acqua del Friuli Venezia Giulia. Adesso, questo non lo dico io che non ho quella professionalità, ma lo dicono i medici di medicina generale. Lì accanto, sempre attingendo da quei due pozzi, e stiamo realizzando, siamo alla fase del progetto definitivo, vale 4,5 milioni, questo progetto, già finanziati, e stiamo progettando le terme wellness, diciamo, quindi con la piscina interna e la piscina esterna, sempre con acqua termale. Questo perché lì accanto c'è tutta la nautica. Pensi, anche questo non si quindi sa, diventa, ma la nautica, attrazione importante, perché abbiamo barche che arrivano dal Veneto, certo, che addirittura arrivano dalla Croazia, le erano scappate all'epoca quando Monti aveva messo quel balzello, però tassa. Noi le abbiamo recuperate tutte, e la nostra a Monfalcone, il rapporto tra le barche e il territorio come densità è il più alto d'Italia, addirittura più alto del Tirreno. Quindi, puntando su questi, pensi che nella nautica, durante il Covid, non c'è stata un'azienda che abbia chiuso, sono aziende artigiane, e un lavoratore che abbia perso il lavoro. Quindi bisogna puntare molto a questi segmenti, perché danno soddisfazione anche di tipo professionale e di reddito. Senta, Sindaco, se vuole citare qualcos'altro mi fa un piacere anche per i suoi telespettatori, però le voglio chiedere una cosa, diciamo, la sfida dei prossimi 5 anni immaginiamo che sia molto legata all'energia. Oggi scopriamo che la Russia taglia ulteriormente, no, l'approvvigionamento di gas, in particolar modo per l'Italia, no?
Lei che progetti ha verso il fotovoltaico? Insomma, la ringrazio della domanda, perché abbiamo già avviato, a dire la verità, prima ancora del termine delle elezioni, due progetti. Il primo, abbiamo aderito a un progetto di, che è quello delle comunità energetiche. E per riuscire a realizzare, abbiamo tanti tetti, noi abbiamo fatto una mappatura, abbiamo un'infinità di tetti mappati. No, questo lo dico perché, cioè, perché lo si domanda a un sindaco? Perché il sindaco va a pagare la bolletta dell'illuminazione pubblica, cioè il riscaldamento degli edifici pubblici, non è che è una cosa da poco. È una cosa riguarda tutti noi, riguarda le famiglie, riguarda le imprese ovviamente, ma riguarda le amministrazioni, perché poi girare per una città che è buia perché la bolletta costa troppo, ce lo ricordiamo. Anche se le dirò, ovviamente non è l'illuminazione pubblica quella che fa la differenza, però questa cosa dello sblocco mentale che noi dobbiamo avere per riuscire a fare delle cose utili a questo. Cioè lei diceva avete tanti edifici pubblici, noi abbiamo mappato i tetti delle aziende e il fotovoltaico lì è ovviamente assolutamente molto importante e utile, le stesse scuole. Quindi abbiamo avviato il progetto delle comunità energetiche e nel contempo, ai sensi della legge regionale già approvata, abbiamo anche avviato con Confartigianato, CNA, Ascom e altri soggetti, 10 comuni siamo, noi siamo i capofila. Abbiamo avviato proprio quel progetto dei distretti commerciali. Nei progetti dei distretti commerciali, proprio a dar beneficio ai piccoli imprenditori, abbiamo inserito proprio questo delle comunità energetiche. Quindi noi puntiamo molto su questo. Nel contempo le devo dire che come puntiamo molto su tutta questo aspetto e lavoriamo perché ci crediamo, siamo convinti che una centrale a gas sul nostro territorio sia obsoleta. Doveva arrivare 20 anni fa, anziché il carbone, la centrale a gas in una riconversione allora sarebbe stata utile. Attualmente i combustibili fossili lì in centro città, senza prospettiva, servono solo all'azienda. Io la capisco, l'azienda ha il capacity market e quindi incassa. Però io faccio il sindaco, tengo per i cittadini, tengo per le imprese, per lo sviluppo del territorio e quindi quella è una partita che cerchiamo di combattere perché sarebbe un danno piuttosto importante per il nostro territorio. Grazie Anna Maria Cisinta, grazie sindaco. Grazie. Sindaco di Monfalcone, grazie per essere stata con noi, grazie a voi tutti per averci seguito, buona serata da Ring. Collaborazione con noi. Trieste Trasporti, muoversi bene.